Maremma virtuale io ce l'ho con StreamYard perché ogni volta dopo che passano i 30 secondi di rito clicco sulla mia sigla che dovrebbe partire. Ci clicco, inizia un secondo e poi si stoppa da sola, e quindi ogni volta ci devo ricliccare. Questi sono i poteri forti. Detto questo, non c'entrava niente. Buonasera, eh, eccoci qua per una nuova diretta. Stasera parleremo di tanti temi. Iniziamo da Super Mario, ma poi ci sono. Trailer su trailer rilasciati e quindi era doveroso parlarne insieme ai miei ospiti. Saluto la chat a tutti coloro che si stanno connettendo. Vedo Lorenzo Palmas, vedo Federico Alessandro Coaccioli, vedo Cristiano Piangiamore. Quindi che dire, grazie per essere qua anche a tutti gli altri che si connetteranno. Io tra un attimo presenterò i miei ospiti, voglio subito mettere il banner che eh, vi ricorda quello scorrevole di fare le vostre domande, così facendo potreste essere sempre sul pezzo e anzi se utilizzaste la, comod la comodissima funzione Super Chat avreste la prevalenza su tutto e su tutti, anche su di noi. Quindi mi raccomando, donate, 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 così almeno sostenete anche il mio operato su YouTube. Se invece voleste donare abbonandovi... Il link per abbonarvi è qua sotto, così magari potreste partecipare anche ad una di queste live, come stasera è toccato al primo ospite che presento, ritorna Matteo di Quarta Parete. Eccolo qua. Ciao Matteone. Buonasera, buonasera. Eccolo, che bello essere bene. introdotto così, per primo. Pronti Hai via. visto? Hai visto? Tu stasera realmente sembri un villain dei Marvel <ride> Studios, cioè <ride> chi ci vedo lì Così un po' a braccia concerte, che stai pianificando la rovina del mondo con, sì, sì, sì. con il sigaro in mano. Ecco, mi piaci così, mi piaci. Eh, poi la barba, eh, La barba, la cioè luoghi comuni, no? Però a noi ci piacciono anche i luoghi comuni. Quindi grazie per essere qua. E sei pronto per questi argomenti da trattare in compagnia? Sempre. Benissimo, però non sei solo, non sei solo perché con noi c'è anche una presenza ormai nota su questo canale, ecco qua, The Android Cinema 98. Ma salve! Ciao ragazzi! Che bello stare di nuovo in live sul canale di Paolo, dove di solito ci si diverte sempre a bestia, così come è stato bellissimo partecipare all'ultimo video uh, su Scream, in cui veramente mi sono divertito tanto. E che bello stare qui con il buon Matteo e con anche gli altri ospiti. Non vedo l'ora di parlare di tante cose, soprattutto sul primo argomento su cui... Ho la sensazione che magari cioè, ci sarà eh, una divisione, ecco, sono sicuro. Chi si ha già seguito Facce di Nerd la puntata di venerdì scorso saprà un argomento semplice come quello di Super Mario, come si sia trasformato in una terza ipotetica guerra mondiale, che veramente non ci aspettavamo. Detto questo, con noi è presente anche Kratos25, che proprio oggi ha visto Super Mario il film al cinema. It's me! Mamma mia! Eccolo lì! Eccoci qua! Dopo un mega episodio crossover con tantissima bellissima gente a parlare di Scream 7 le ipotetiche teorie Sì, mi sono preparato ad hoc, proprio qualche ora fa ho finito di vedere Super Mario Bros e ne parliamo tra poco Ma intanto è bello essere qui con tutta quanta questa bella gente quindi, Kratos, se tu l'hai visto oggi, ti sei perso il mega bombardamento di te. Di, di, insomma, di, ho visto, di così, ho visto così, in realtà, perché la situazione stava diventando un po' troppo divertente, ma allo oh, stesso okay. tempo non volevo inciampare negli spoiler. Ho detto: ma sai che c'è. Eh. Anche perché è una trama spera. così piena di colpi di scena. Che lo spoiler di Super <ride> Mario… sarei tutto, se lo recupero tutto. Ok, e poi sta facendo le foto nel background. Noi pensiamo che le stia facendo a noi stessi, ma invece se le fa lui, se le fa lui, eccolo qua. Filippo F. Eccolo lì con il cellulare in mano. Ciao Paolo, un attimo, non ti posso dare attenzione. Sì, 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 sì. Okay. Bello. E e mia e... non spamma niente, non spam, ma so, devo spammare io, ti devo fare da social media manager. Eh... Ciao Paolo, come stai? Come sta? Grazie per uh, l'invito, grazie mille, saluto anche gli altri ospiti, che bellezza, saluto il pubblico che ci sta seguendo. Eh, ma, ma oggi non è una live, oggi è praticamente un mix di tante cose. Oggi è un mix, oggi è un mix di tante cose, ma... canteremo, balleremo, <ride> la chiameremo, boh, non lo so, live school musical, così, boh. Ecco, siccome si, parla di, siccome si parla di danzare e cantare, io intanto questa bella... Signorina, la porterei a ballare. Eh, ma lei non ti ci viene, secondo me, quindi mm. lascia la fare lì sulla macchina che okay? vedi posso, come posso sorride essere il suo Ken? Dai, posso eh, essere anche un Ken. Chiediglielo tu Ken ne dici? Magari ti dice di sì. Mi <ride> sa che forse è meglio un can che un Ken. Ecco, eh, non facciamo le cose oh. al cazzo di Ken. Dunque, 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 prima di arrivare a. Mm. All'argomento dove anche Margot Robbie sarà la protagonista, quindi il trailer di Barbie di Greta Gerwig, iniziamo parlando, scaldando i motori con Super Mario Bros. Questo film approdato nelle sale ormai da quasi una settimana. Che effettivamente da mercoledì scorso ad oggi ha già guadagnato 375 milioni di dollari al box office si ipotizzava che potesse andare bene ma fino a questo punto penso che in pochi eh, se lo aspettassero quindi iniziamo chi ha già seguito facce di nerd o chi ha già seguito la mia recensione saprà cosa ne penso però voglio ripartire per i nuovi spettatori che sono qua venuti ad ascoltarci dunque io sono sempre stato un ignorante in campo videoludico però Super Mario è un'eccezione perché avevo il classico giochino del Game Boy. Poi molto spesso a casa della mia ragazza giochiamo a Mario Kart Wii. Anche proprio due sere fa eravamo lì a Pasqua che ci divertivamo a giocare con Mario Kart Wii. Quindi quando vidi per la prima volta il trailer, a differenza di un Uncharted, di un Sonic, dove ero ignorantissimo prima di arrivare in sala, un po' di infarinatura ce l'avevo. E ammetto che per quanto non sia così un fan dell'animazione il trailer qualche sensazione positiva me l'avesse lasciata quindi in compagnia di begli uomini come Matioski l'uomo che sapeva troppo, Travatar e altri amici siamo andati al cinema e devo dire che sono uscito dalla sala piuttosto deluso premesso che il film non sia brutto non sia orribile anzi film orribili sono altri cioè non arriva ai livelli di un Uncharted che secondo me era proprio pessimo. però mi sarei aspettato qualcosina alla Sonic per dire che poteva avere i suoi difetti, ma che comunque era indirizzato sia a un pubblico, intanto il cane mi dà ragione, sia ehm, ad un pubblico che conosce il videogioco, sia ad un pubblico totalmente estraneo. Adesso ora anche io che lo conoscevo, dopo un po' quasi mi sentivo trasportato in un gameplay. Non mi sembrava di vedere un film, perché, ok, molto bello vedere il classico scenario da videogioco, per un attimo tu omaggi lo scenario del Game Boy, per un attimo tu omaggi lo scenario di Mario Kart Wii, quindi tutte le varie missioni che Mario e Luigi hanno compiuto in tutti gli innumerevoli giochi. Però questo troppo stroppia. Mi sembra quasi che la trama sia un pretesto per mostrare questi continui e ripetitivi scenari da videogioco. La cosa non è sbagliata, perché il fanservice è sacrosanto, ma non c'è equilibrio. L'ho trovato un film disomogeneo, come cercavo di far capire a facce di nerd. Non è che se un film è per bambini, allora vuol dire che debba essere banale, perché noi siamo cresciuti con fior fior di film per un pubblico più piccolo, ma totalmente efficaci» qua io l'efficacia non l'ho mai percepita i personaggi non hanno la minima caratterizzazione, non è che cercassi quell'approfondimento degno di un giallo di Alfred Hitchcock ma allo stesso tempo nemmeno vedere un film dove il cattivo è cattivo perché sì, dove la principessa è in quel modo perché sì, dove ma... c'è cioè, un pochino, un minimo di accenno, di infarinatura di Mario e Luigi che sono due imbranati sul lavoro e quella cosa mi ha divertito all'inizio non posso dire il resto per quanto riguarda tutti gli altri protagonisti e coprotagonisti. Ed effettivamente se il primo tempo mi aveva fatto dire ma sì, dai, siamo sull'orlo della sufficienza dopo aver visto la seconda parte e non essermi mai una volta divertito o fomentato perché erano talmente tante queste scene ripetute, ho detto ok, giocavo con il videogame oppure mi guardavo dei gameplay su YouTube ed era la stessa cosa. Eh, non lo so, a me ha lasciato parecchio neutro. Poi ribadisco, anche Sonic aveva dei difetti. Però perlomeno una minima trama si cercava di imbastire. Qua io proprio la trama non l'ho vista. E, e ripeto, è un film del, dell'Illumination: è un film Nintendo. Magari chi è appassionato, chi ha visto i film dell'Illumination, anche tipo Minions, mi ha detto anche nella puntata di Facce di Nerd che non fossero un granché, che magari presentavano anche. Delle medesime problematiche in comune, però io lo ripeto, da inesperto del mondo Illumination sono rimasto parecchio tiepido. Tiepido, anche le scene a metà e dopo i titoli di coda non mi hanno detto niente. Poi ci mancherebbe uscisse un seguito, come ormai penso si possa. A quasi confermare noi perché l'incasso è talmente alto, felicissimo che al box office vada bene. Uscisse un seguito, lo andrei a vedere con l'obiettivo di divertirmi e di restare più coinvolto. Però, ahimè, mi dispiace doverlo bocciare. Poi posso dire per concludere che comunque rivedrei molto più volentieri questo che Dungeons and Dragons, che in tanti hanno apprezzato. Purtroppo per me è stato proprio brutto e lì ero proprio ignorante. Eh no, per me è stato proprio brutto. È stata un, 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 arrivare alla fine, è stato. È stato un grande patema d'animo, però quello è un Lo altro rispetto. discorso. È un altro discorso. Eh, basta usare Any Day Hero. È una canzone bellissima, ma basta, <ride> basta. Eh, Vero. Ormai no, si contano veramente su, su dieci mani i film che eh, hanno utilizzato in sequenze di azione, di allenamento, cose varie, quella splendida canzone. Già, Take on Me, va bene, quella un po' di più eh. ci sta. Andry, Andry, io voglio subito sapere la tua. Tu, che premetto... sei Bowser, dici. <ride> sì, esatto. Arr, ok. Comunque, uh, allora, premetto che la mia prima console della mia vita è stata un Nintendo. Perché praticamente i miei, i miei zii avevano un Nintendo usato, mm -hmm. e per questo me l'hanno regalato da piccolo. Il primo videogame della mia vita è stato Super Mario. A cui giocavo ogni volta che tornavo dall'asilo. Con uh, probabilmente le prime bestemmie che ho imparato a sei anni, perché veramente cioè, <ride> i livelli di Super Mario erano impossibili da, <ride> da realizzare per un bambino piccolo. E giocavo, giocavo, giocavo. Col passare degli anni, Super Mario è diventato uno dei personaggi del mio cuore. L'ho utilizzato in tantissimi videogame, lo adoravo in Mario Kart. Lo, lo adoravo praticamente in, uh, in Super Mario 64 che, che utilizzavo per Nintendo DS. C'era un gioco per Nintendo DS in cui Mario e Luigi finivano nel corpo di Bowser ed era un RPG alla Final Fantasy. E Super Mario Galaxy, veramente. C'è un, ma, sì? un gioco, Andrea? In, no, perché sarebbe scorretto. In cui tutti entrano nel corpo di Peach, <ride> Si è, no, è. La cioè, dopo, la battuta, dopo la battuta il mio streamer si è frizzato non so se e vi ho visto tutti così come se foste rimasti comunque <ride> ma Altro, non era frizzato cioè eravamo frizzati noi davvero cioè non era sì, streamia sì, sì. sarebbe bello però eh, quelle cose realistiche <ride> vai dicevi porca vacca no vabbè a parte, a parte gli scherzi cioè io amo super mario quindi il pensiero che facessero un film animato fedele eh, era qualcosa che mi casava, che mi anche perché dicevo Super Mario perfetto per un film d'animazione. Dico già la mia enorme criticità, la parte della pista arcobaleno non è per niente fedele come me l'aspettavo, perché se era veramente fedele dopo due minuti cadevano tutti dalla pista. Come mi è succedeva sempre, è la mia preferita. No no, 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 è perché quando giocavo ai videogiochi, al videogioco della Wii, cadevo sempre dalla pista. No, no, e pensa che ogni volta che giochiamo in gruppo, quando arrivo io a scegliere, perché magari ogni giocatore sceglie la pista, io vado sempre su quella perché so che tutti gli altri vanno giù e io invece mi <ride> ci diverto. <ride> Maraviglioso. Comunque, comunque, che dire. Allora, ehm, il trailer mi casava soprattutto per la fedeltà ai videogiochi e per la potenza delle animazioni. Ovviamente, con la speranza che si potesse fare qualcosina, perché già cominciavo a vedere l'importanza degli eroi piccoli che veniva mostrata nel trailer. Però, allora, quando è finito l'ho visto in 3D e consiglio a chiunque che non l'ha mai visto di vederlo in 3D perché il 3D è divino cioè se volete essere sicuri di non buttare i soldi quando andate a vedere un film in 3D andate a vedere un film d'animazione perché è molto più facile amalgamare il 3D lì e mi sono divertito tantissimo ma veramente tanto, 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 tanto non è un grande film non è per niente un grande film perché ha un sacco di problemi ma sono tornato bambino ma veramente tanto sono tornato bambino perché perché allora al di là del fatto che le sequenze action sono straordinarie l'animazione è potente cioè il combattimento tra Mario e Donkey Kong ha una resa grafica straordinaria cioè veramente la Nintendo cioè vuol dire l'Illumination si è impegnata tanto su questo aspetto e non è vero che i film precedenti dell'Illumination hanno una pessima animazione perché Minions 2 è bellissimo da guardare cioè non è vero proprio ma per quanto riguarda il resto, i personaggi sono abbozzati, sono d'accordo con Paolo, non sono approfonditi, ma comunque hanno una personalità ben definita. Todd è praticamente la spalla comica, Peach è il personaggio forte, Mario è quello che è forte, però anche non riesce a dimostrare le sue abilità. E li ho trovati tutti carismatici, tutti divertenti ed è bello quando interagiscono tra di loro. Cioè, è tutto gradevole da questo punto di vista. Mi sono divertito con diverse gag. Alcune erano più esclusive, come per esempio La principessa in un altro castello, che quella è facile, che la riconosce praticamente un appassionato. Ma non sono d'accordo che chi non è apprezzatore del videogioco, chi non è fan, beh, se non sei un apprezzatore del videogioco, allora stai lontano da questo. Però chi non è fan del videogioco. Secondo me si può divertire perché, per esempio, nello sconto, tra, nello sconto tra Mario e Donkey Kong, tu riconosci la citazione al primo videogame? Che tra l'altro ce l'avevo nella Wii, che era una sezione speciale e, e adoravo giocarci. Ma um, cioè, lo scontro con Donkey Kong appare epico e divertente anche senza aver giocato al videogame. Un bambino si può divertire e chi si affeziona a quei personaggi si può divertire. Non capisco nemmeno la criticità data a Bowser, come è cattivo perché sì, perché Bowser è praticamente la stessa impostazione di un villain come Gamba di legno, come Pietro Gamba di legno. È come dire, ma perché Pietro Gamba di legno è cattivo perché sì in Topolino? E la risposta è chi se ne frega perché dipende praticamente dal tipo dall'impostazione di villain che vuoi praticamente creare perché anzi ultimamente nella Disney capita spesso che nei villain non ci sono dei cattivi e nell'ultimo il gatto con gli stivali due che è ovviamente è estremamente superiore a Mario c'è proprio un cattivo che semplicemente gli piace essere cattivo per il gusto di farlo e prendono pure in giro questa tendenza gli dicono scusa ma tu che cosa hai avuto e lui non lo so la mia infanzia non è stata proprio delle più grandi perché praticamente ho ho avuto dei genitori amorevoli. Avevo ottenevo tutto quello che volevo. Mi volevano tutti bene, però mi piace ammazzare la gente. Cioè, però ecco, almeno lì eh, se lo domandano una... ci scherzano sopra. Ma perché Qua... devono domandarselo? Scusa, tu te lo domandavi da piccolo quando guardavi Pietro Gambadilegno che voleva semplicemente rapire Minni. No, Era semplicemente sono, un cattivo ci, carismatico, ci è ci divertente. Ci tantissimi film, non solo cartoni animati, anche dove i cattivi sono cattivi perché sì, però poi magari ti sorprendono con altri pregi. Io purtroppo ho trovato questa eh, problematica in Super Mario nella caratterizzazione dei personaggi e poi non sono rimasto sorpreso nemmeno nella messa in scena perché dopo un po' diventa prevedibile e ridondante. Tu dici, ok, c'è quel problema di caratterizzazione, però almeno ci sono... Delle cose che mi fanno dire che bello dopo. Io purtroppo questo che bello che avrei tanto voluto dire, eh, non c'è stato, capito? Quindi meno male tu sei riuscito a divertirti di più, più di me. Eh, ma sai, da questo punto di vista, io, per esempio, Bowser, che è il mio personaggio preferito di tutto il film, me lo sono goduto veramente tanto perché, ok, era cattivo, però, le gag costruite attorno a lui sono studiate perché eh, in generale, eh, per esempio, è bello il fatto che lui sia. Cattivo, gli piace essere un tiranno, vuole il potere, però è innamorato di Peach ed è bello come lui è praticamente sicuro di, ottene di ottenere praticamente la sua mano. Che... Proprio non ascolta mai quello che vorrebbe Peach eh? e continua praticamente a dare per scontato che quello che piace a lui piace anche a Peach. Ed è bellissimo vedere Bowser che si avvicina a Peach dicendo: Guarda, li ho appena sterminati, so che questa cosa ti colpirà. Cioè, è divertente proprio questo contrasto. Così come è divertente, secondo me, la gelosia di Mario che ho sempre pensato pure io da piccolo ma non è, perché Pausen non si rompe è, perché Pausen non si rompe le palle che ogni volta Mario il suo contendente che lui ogni volta vuole, vuole praticamente am amoreggiare con lei ecco e questa cosa, poi tra l'altro la parte della, della canzone peaches, quella è piaciuta peaches, anche peaches. a me peaches, eh, sì peaches, sì peaches, 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 me veramente così, come, così come la voce di Claudio Santamaria è stata perfetta sì un doppiaggio, sì eh, no, no, doppiaggio eccellente no. No, no non sono, sono d'accordo ma... Mario. Eh, avrei avrei voluto guardare... Questo è uno di quei casi in cui avrei voluto guardare il film in lingua originale per sentire Jack Black, perché invece in italiano non mi ha trasmesso niente, sarò sincero. È un cattivo, no, io... ok. Però in italiano io... volevo sentire Jack Black. Vabbè, io... Kratos, visto che hai preso... Poi finiamo Andrea, poi scusa. visto che Kratos ha preso la parola andiamo con Kratos. No, no, no io finisco e mi taccio, ecco, ma in generale devo dire che la prima e la terza parte... Cioè, il film di per sé è semplice. Capisco che possa essere estraneante vedere così tanti gameplay in una volta, però sono talmente fatti bene: i personaggi sono talmente divertenti e i combattimenti comunque sono ben resi, che cioè, mi, mi ha veramente trascinato. E penso che la prima e l'ultima parte del film siano bellissime. Perché la parte in cui Mario praticamente arriva... Eh, vabbè, non faccio spoiler a chi non ha visto il film... Però no, è spoiler, eh? È spoiler, ah, spo... ah, scusa, non sì. ho letto il banner. Um, ecco perché l'inizio in cui Mario praticamente è piccolo, cioè si sente piccolo e, e si rende conto che nessuno crede in lui, uh, cioè lo senti parecchio quando lui arriva nel mondo, anche se poi si separano, anche, il, anche la caratterizzazione, cioè il rapporto tra lui e Peach, non c'è quel, quel corteggiamento, ecco, molto piccolo. Ma nella parte finale... Io veramente l'ho preso a cuore nel momento in cui Luigi si è fermato davanti a Mario, utilizzando praticamente lo scudo per mandare via, per mandare via le fiamme. E quindi eh, e, e lì vedevi proprio l'importanza, cioè e questo è bello perché vedi che Luigi, nonostante sia stato per tutto il tempo una principessa da salvare, nel momento in cui vede suo fratello che rischia di morire, si butta. E anche se è piccolo più di Mario. Comunque, comunque, si aiutano insieme a vicenda. Alla fine prendono la stella e sconfiggono Bowser. Quindi io l'ho apprezzato, mi ha divertito. E mi rendo conto che ci sia molto meglio. Ma anche Minions 2, Minions 2, secondo me, è superiore a Super Mario. Eh, perché è, ha veramente una, un interessante rapporto per quanto riguarda il confronto tra le nuove generazioni. È bello come hanno caratterizzato ogni singolo, ogni singolo Minions diciamo, singolo Minion, che è un punto di riferimento per i bambini, quindi non è vero che Illumination Lum fa sempre film superficiali, secondo me Minions 2 è un film d'animazione sopra la media, però non posso pretendere che tutti i film per bambini siano opere di Enzo Dalò, e quindi in generale questo Super Mario, divertente, simpatico, c'è molto di meglio sicuramente, ma per quello, per gli obiettivi che si prefissava, e per quello che ha mostrato, io sono veramente felice e sono okay. felice che la maledizione dei videogiochi si sia rotta perché finalmente un film è del genere che ha successo. Ok, io prima di dare la parola a Kratos posso dire che avevo anche percepito in un'epoca post MeToo il voler cambiare la dinamica della principessa in pericolo e mostrare quindi l'uomo stavolta in pericolo. Ci può anche stare per quanto per me non era per niente offensivo altro, mostrare No, ma, ma non è una questione di offensivo Paolo. Col passare degli anni, Peach è diventata sì, sì, una no, combattente. Ma, no, in molto generale, forte non, non solo in Super Mario, dico. Per... In generale, siccome era venuta fuori negli anni la polemica, che la donna era sempre mostrata in un certo modo, in questi classici, anche Disney, e così via, ho detto: io capisco anche l'importanza oggi di far vedere l'uomo in pericolo. Poi tu mi dici che anche nel videogioco Peach era diventata sempre. si era. Evoluta con lo scorrere del tempo, il problema è che Luigi, ad un certo punto, io l'ho considerato una comparsa che quasi mi dimenticavo esistesse vedendo il film. Proprio ad Beh, un certo punto, ah, c'è anche Luigi. Comunque, Kratos, dici tutto. Allora, comincio velocemente con un piccolo aneddoto. Yes. Io, ho, io ho due cuginetti che sono Gabriele e Giorgia, li saluto con un bacione e un giorno vorrei tanto portarli al cinema. Se io dovessi mai portarli al cinema e loro dovessero comportarsi come il 70% dei bambini che erano in sala con me oggi, credo che avrebbero paura di me per il resto della <ride> loro vita, perché io diventerei una furia micidiale. Genitori, controllate i vostri bambini, controllate i vostri bambini, perché questa è stata una delle peggiori visioni della mia vita e mi ricorda costantemente perché non vado di solito al cinema a vedere film animati per via dei bambini in sala come si comportano, ma non, non vi sto neanche a dire perché perderei tempo, non sto neanche a dirvi come si comportavano, robe dell'altro mondo. Ma allora non sono un grandissimo fan di Super Mario, però ricordo che avevo il Game Boy sin da quando andavo alle elementari e c'era il gioco Super Mario Bros. Non ricordo che modello fosse del, del Nintendo, però ho giocato a Super Mario Kart, Super Mario Bros. e Sonic e Super Mario ai giochi olimpici. Non sono un grande esperto, però ero curioso tutto sommato di vedere questo nuovo film. E arrivato a metà film, quando è proprio arrivato l'intervallo, io ho detto Ma scusa, siamo già a metà Non è successo niente finora O non è successo niente, oppure è successo troppo allo stesso tempo Perché questo è un film delirante secondo me Non mi è piaciuto tutto sommato, però comunque gli do la sufficienza Perché quando si guardano film animati, quando un adulto guarda un film animato Deve ricordarsi una cosa specifica Questo film non è rivolto a me Soprattutto se è tratto da un brand noto di cui io non sono fan, non è soprattutto rivolto a me. Quindi, come film animazione, penso che l'unica cosa ineccepibile sia eh, l'animazione, che è bellissima. E infatti le parole di Andrew mi fanno venire voglia di rivederlo in 3D, perché vorrei assolutamente sperimentare questa grafica in 3D. Ma la storia, io sono andato non aspettandomi niente, solo l'intrattenimento. Ma la storia è altalenante. E inesistente allo stesso tempo, perché va bene che anche i videogiochi, ricordo che Super Mario Bros aveva la trama Bowser rapisce Peach e tu devi andare attraverso otto mondi canonici per, ehm, per sconfiggerlo e per salvare la principessa. I personaggi non avevano personalità, il villain non aveva personalità, c'era solamente la missione nel gioco. Qui nel film sembra di vedere la missione solo modificata, diciamo, perché il fine è diverso, radunare un esercito invece di salvare la principessa. Però comunque mi è sembrato di vedere un gigantesco easter egg per i fan. Come ho scritto su Facebook qualche ora fa, sei un fan del videogioco? Ci sono 100.000 um, easter egg, 100.000 um, riferimenti che il fan capirà sicuramente. Non sei un fan della saga? Sono cose che succedono. Introduciamo cose a caso che succedono senza neanche una vera logica, ma intanto goditi l'animazione perché quella è bella. I protagonisti, Mario. Mi è piaciuto perché comunque un personaggio carino è un po' più abbozzato del videogioco. Io ho giocato solo Super Mario Bros, quindi appunto non posso fare commenti sulla personalità. Però comunque mi è piaciuto il suo retroscena newyorkese. Luigi, mi ero dimenticato della sua presenza per tutto il film, eccetto quei due sketch in cui compare, che è anche simpatico tutto sommato. Bowser, ripeto, avrei voluto vederlo in lingua originale, Jack Black, penso che si sia scatenato anche mentre cantava Peaches, Peaches, Peaches mm. al pianoforte. Lì effettivamente un riso, contrariamente al resto del film. Todd non mi ha detto niente per quanto dovrebbe essere la spalla comica ma non fa niente di decisivo nel film. Giuro, non, non ricordo una scena importante con lui, però è, è tanto coccolo, quello sì. Peach, giuro che mi è stata antipatica, posso essere sincero, mi è stata davvero antipatica perché passi la prima prova, la prova che lei è infallibile, lì ci sta perché lei, stata, lei ha vissuto lì, in quel mondo, si è addestrata e quindi riesce a fare la prova al primo colpo, mentre Mario ci impiega un po' ed è anche il viaggio dell'eroe. Però, primo, lei che continua a sfotterlo per la sua bassezza, e quando Todd si unisce al gruppo non dice niente, che è più piccolo di Mario. Ma quanto sei piccolo, quanto sei piccolo, quanto sei tappo! Mario dice: Sfottimi quanto ti pare, ma io vengo con te. Io avrei detto: Oh, stronza, sta zitta. Perché è un antipatica. E poi, quando partono per la missione, un Todd fa: E lui chi è? Lui non è importante. Ma, mamma mia quanto mi è stato su, sul, sul cosiddetto Poi però migliora nel corso del film Perché poi non fa più queste battutacce Non fa più queste uscite Anzi incoraggia Mario per fortuna C'è davvero che mi ha fatto ridere Che loro hanno chiamato un esercito di gorilla Poi hanno fatto l'intera missione Per andare a prendere l'esercito di gorilla Che non è servito a niente Che tanto lei debella l'intero matrimonio da sola Con la super bomba e con, i, con le sue mosse di karate Io, io dicevo Ok Quindi abbiamo sprecato quanta di per andare a cercare questi cavolo di gorilla inutili. Donkey Kong mi è piaciuto. Devo dire di sì, carino. E che altri personaggi non mi vengono in mente? Cioè, la storia aveva anche del potenziale. Quanto mi ha fatto ridere che loro fanno quel viaggio, tipo montaggio alla Shrek quando partono per la missione. Che partono per... vanno di mondo in mondo. Brutti stronzi. Io ci ho impiegato ore e ore e ore della mia vita per attraversare quei livelli nel gioco, e voi ci riuscite in qualche secondo. Maledetti. E la sequenza di Mario Kart è davvero bella. E concludo dicendo che le musiche sono stra-abusate, stra, abusate, stra usate, ma la colonna sonora fa il suo sporco lavoro. Quindi almeno per questo direi ottimo lavoro. I bambini in sala hanno risultato, hanno anche applaudito alla fine del film. Io era da Avengers Endgame che non sentivo il pubblico applaudire in sala. L'intera sala ha applaudito ai titoli di coda. Perciò eh, a me sa non sarà neanche piaciuto, però ai bambini sì, ai genitori non saprei ha fatto il suo sporco lavoro, mi ha comunque intrattenuto perciò buo, bel lavoro Mario non dico che questi 300 milioni siano meritati, però almeno sono contento per stare e per i miei felici ok, ok e dopo Kratos io vorrei sentire il nostro villain MCU Matteo che accarezzandosi okay. la barba secondo me ci farà godere, dici tutto bah, eh, in realtà sarò molto prevedibile, a me il film è piaciuto Oh, bene. Mi ha garbato parecchio un'ora e mezza di intrattenimento puro, senza fronzoli, senza pretese al cinema. Io sono stato sabato pomeriggio e la sala ovviamente era piena di genitori e di bimbi. Io non so, i bambini nella zona di Kratos, se sono dei gremlins o se sono dei minions <ride> cattivissimi, però Molto da me erano. Completamente assorbiti dalla pellicola, erano Idem. in religioso silenzio mm. e, e anzi, ridevano di più i genitori dei bambini. Quindi, questo mi fa capire che determinate gag probabilmente non le hanno nemmeno recepite. Posso, eh... mi dai? Cosa Kratos? Mm? hai laggato? Posso, tra... posso trasferirmi da te per cortesia? No, <ride> almeno, almeno che per, per avere un pubblico migliore in sala ma guarda, il pubblico della provincia di Milano è abbastanza altalenante. Eh? eh sì, posso, posso confermare è? Cioè, qua da me a Trieste <ride> correvano durante il film correvano su e giù per le scalinate del cinema salivano sul palchetto del cinema saltellavano, applaudivano muovevano le mani, strillavano esultavano eh beh, Gremlins 3, non è super male è Gremlins 3, fine <ride> gremlins magari eh Diciamo che allora il film secondo me ha una sua identità ben precisa nei primi 20 minuti, quando vediamo Mario e Luigi per l'appunto che si mettono in proprio, che, che fanno il primo lavoretto. Quella diciamo che è una espansione dell'universo narrativo di Mario che mi è piaciuta parecchio. Poi va sui binari convenzionali dettati da Nintendo, clamorosamente da Nintendo praticamente da Mario che arriva nel regno dei funghi in poi, da lì in poi può essere interpretato come una sorta di spot della saga. Io l'ho visto come una sorta di greatest hits o the best of di tutta la carriera videoludica di Mario dall'85 ad oggi. Cioè, io che ho quasi 41 anni e che gioco a Super Mario da troppo, non vi dico da quanto, ma da troppo a me mi si è scaldato il cuore. Chiaramente io guardo con gli occhi di un fan, non lo posso guardare con gli occhi di un, uh, di un critico piuttosto che perché chiaramente il film ha dei problemi da un certo punto di vista. Però se lo guardo solo con l'occhio del fan eh, mi ha scaldato il cuore. Poi chiaramente devo dirti che me lo ricordo a menadito. Io dopo un'ora che ero uscito dalla sala... Già faticavo a, a mettere insieme dei pezzi eh? perché, comunque, succede talmente tanta roba è talmente pregno di avvenimenti che anche lo spettatore diciamo più accanito o il fan più accanito fa un po' fatica a ricollegare determinati puntini. Chiaramente, vedremo un sequel perché le Illumination non sono così stupidi da non farne un sequel eh, se non addirittura degli spin off perché. Ormai mi sa che abbiamo lanciato una saga che andrà avanti che per, per chissà quanti anni. Mm -hmm. Io sono curioso, cioè nel senso probabilmente lo riguarderei quando uscirà in Blu-ray o sulle piattaforme digitali. Magari mi sono son sfuggiti anche determinati pezzi perché poi il cinema era talmente un'esplosione un di colori, di movimenti, di, di, di tante cose. Ecco, è un film veramente, veramente pieno. Pieno zeppo di roba, e quindi sì, a me è piaciuto. Santa Maria, io ho trovato molto in parte eh, come Mario. Anzi, dirò la verità, per come me lo ricordavo io da doppiatore nei Batman di Nolan, a momenti non sembra neanche lui. Beh, complimenti, cioè nel senso. Mi ha dato una si buona si. impressione. Lo riguarderò in lingua originale anche perché mi sa che Chris Pratt non era stato tanto apprezzato all'epoca del casting. Va a memoria, eh. Poi ricordate... no, 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 per nulla. Fan... Non era abbastanza italiano. Eh, vabbè. Il, il cane che aveva... Me... Ma un idraulico ma creato da un team di giapponesi di, di, di stampo italiano, quanto italiano. No, oh, ma infatti fosse... erano cagate, cioè... <ride> no, comunque... È piaciuta questa cosa Jesus. va bene, va benissimo. Eh, io voglio chiedere invece a Filippo F: io la so già la sua recensione. Dice: so già cosa ne pensa, ma la parola è tua. Eh, sì, io l'ho apprezzato molto, l'ho apprezzato molto per quello che mi aspettavo in realtà dal film, per quello che io ci avevo visto nei trailer, eh, i miei colleghi si sono già espressi sull'animazione, c'erano dei dubbi a riguardo, io non avevo nemmeno quelli, non è che, che apprezzi Minions, però non avevo tutta sta cosa dell'Illumination che faceva film di merda, devo essere sincero. Eh, avevo visto solo il primo mini non sono recuperato il secondo una questione soggettiva eh, mi è piaciuto, mi ci sono divertito la sala era piena zeppa di bambini però anch'io, Kratos erano fan... sono stati fantastici i bambini non c'è stato casino per niente quindi oh, oh, mi, dispiace oh, mi, per esperien... <ride> mi dispiace per la tua esperienza mi dispiace per la tua esperienza anche la colonna da me c'era un bambino sì? vestito come, eh, come, come Mario con tanto di baffi finti e il pupazzo di Luigi bellissimo <ride> oh, no, <ride> meraviglia eh sì, poi... Mm... Vabbè la colonna sonora mi ha colpito particolarmente, alcune canzoni anch'io sì è vero sono strabosate, ma a me non mi ha fatto impazzire nemmeno Blue Sky, Mr. Blue Sky alla fine, perché io uh, sono affezionato all'intro di Guardiani della Galassia volume 2, quindi non ci posso fare niente. Per me quella canzone la è e deve restare. Comunque eh, chi comanda qua, chi comanda uh... qua dice la sua e il resto non conta niente. Senza cuore, mm -hmm. ciao, no, ciao, senza cuore. Non so caro Matteo yeah. Comunque, dicevi Filippone, sì, sì. sì. Eh, poi a un certo punto, addirittura una cosa interessante è la durata. Vedere un film un'ora e mezza, oh, dico: Mamma sì. mia, che bellezza! Ormai questi film non finiscono più. E, ed è una cosa che sinceramente non. No, come fai a soffrire la durata. Il film non ti dà il tempo di soffrire la durata. Eh, questo potrebbe essere un difetto, potrebbe essere un pregio, dipende. Sta di fatto che è molto adrenalinico, è pieno, è pieno zeppo. Eh, non, non respira mai e il tono forse si può avvertire sbilanciato per i bambini che devono restare incollati se li cominci a fare annoiare potresti perderteli, il doppiaggio a me è piaciuto raga io mi aspettavo Santa Maria dico ma questo che deve combinare e invece in realtà eh, mi ha convinto poi sì, che anch'io voglio vedere Bowser in originale, quello al 100%. Già è uscita la canzone e io stavo volando. È uscito il video di Jack Black, è qualcosa di, di fantastico. Amo <ride> quell'uomo in ogni modo. Forse... Allora, i Nei si possono trovare ovunque, in realtà, qualsiasi film. Se, se ci sforziamo possiamo trovare difetti ovunque. Prima dell'arrivo di Super Mario in sala si aveva il terrore per l'illumination, per l'animazione la, dell'illumination. Adesso che è arrivato il film ci si trova giustamente a farci i conti e dire, ma sai che forse è superficiale, sai che forse è poco profondo. E sì, effettivamente il film è superficiale. Effettivamente il film è molto citazionista. Se non hai, sei giocato tipo i primi due giochi di Mario come il sottoscritto te ne perdi di cose. Più o meno riesci a capire che alcune cose sono citazioni. Però non ci puoi arrivare perché tu, se non li hai giocati, non ci puoi arrivare. È un pregio e un difetto allo stesso momento, perché se sei fan. Eh... Se non lo sei, mh, si perde un po' nel marasma. Dici: invece di fare la citazione, avresti potuto occupare minutaggio per approfondire qualcosa. Spider-Man: Un nuovo universo che c'è tanto fanservice, però quanto amore c'è anche verso coloro che magari di Spider-Man sanno poco. C'è amore verso tutti in quel film. Una Sai sorta un di equilibrio. Destinato? Sì. una sorta di equilibrio in modo che ehm, riesci ad abbracciare il target ehm, più ampio ecco riesci ad abbracciare un target più ampio ora tu hai citato Sonic 2 ovviamente Sonic 2 era un film in live action già quando salti il media comunque deve essere ancora più fruibile dal, da un pubblico più ampio perché va bene l'animazione però il live action se lo devono guardare un po' tutti eh, per quanto riguarda la superficialità non riesco ad essere comunque cattivo con questo film fa quello che fa, lo fa proprio base 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 base. Anche il fatto che Mario si faccia venire i 5 minuti alla fine del film dopo essere eh, stato pestato da Bowser. Tanto ho visto spoiler, quindi lo possiamo fare. Essere stato pestato da Bowser e vede il video dei due fratelli e quindi capisce che non deve mollare. E base l'abbiamo visto e rivisto tante volte. Però ci sarei rimasto male se non avessi trovato nemmeno quella cosa lì. Cioè se, se fosse rimasto proprio zero, nemmeno quello. Hanno fatto il minimo indispensabile. Luigi che gli salva la vita prendendosi di coraggio sono cose molto basiche appunto trite e ritrite però sono contento che, eh, che ci siano state sono contento che comunque nonostante tutto il film stia facendo successo perché siamo forse sto cominciando a, a, a mi sta stretto il fatto che la gente ogni volta che adesso arriva un film soprattutto se ci, com, eh, ci sorprende un trailer noi siamo titubanti eh sì, Super Mario. Però arriva il trailer, ci piace, quindi automaticamente, se questo non è il film che rivoluziona l'animazione, non è il film più bello della storia, automaticamente tutti i soldi che farà al box office da qui in avanti saranno tutti meritati. Pensate un po' anche a quello che è successo con Avatar, è una cosa che sta succedendo un po' spesso e mi ci sto mettendo adesso d'attenzione perché sto cercando un po' di capire come sta funzionando. Ehm. E non capisco il motivo, perché noi siamo coscienti della crisi che ha avuto l'animazione post-pandemica. E io personalmente ho potuto, dopo la pandemia, poter assistere a un'esperienza un cinematografica con Super Mario, con una sala piena a zeppa di bambini. Quando sono andato a vedere Sonic, era anche zeppo, eh, la sala era piena piena di bambini. Vedere. Eh... Loro così in silenzio, così attenti, con i genitori attenti e ridere, io ho riso pure male. delle battute più puerili. Proprio delle ma... battute più puerili, anche se avevo capito che erano cose per bambini. Però io ci ho riso lo stesso perché poi loro si sono fatti la pla... Insomma, è stata proprio un'esperienza un particolare da vivere. Mm. Me lo immagino, me lo immagino. Io invece sì, penso sì. a Filippo. Io sono sempre così, la pecora nera. Ma con i film d'animazione, se c'è una cosa che a me infastidisce, ma è una cosa mia, non è colpa degli altri, siccome io non riesco a ridere. Per la comicità dei film d'animazione, quando sento la gente ridere, io anche mentre guardavo Super Mario vedevo non tanto i bambini, gli adulti mi veniva sai. Ah, diventavo Super Saiyan però questa è una cosa mia io Beh, io so... ma certo è soggettivo che rideva, io, io, io sentivo, penso ero che... no, no, io però... infatti ero io, eh, 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 infatti, eh, ma, io pe... ma fatevi conto che comunque chi. sebbene la Pixar con Toy Story cercava di farti ridere in alcune sequenze la, quella che ha sdoganato davvero la, la comicità nell'animazione è la Dreamworks quando è arrivato Shrek ma già la formica eh, c'era sempre quel connubio di ti facciamo morire dalle risposte però noi poi la morale gliela mettiamo sempre. E alla fine, un Shrek 2 faceva Ma la stessa cosa, e poi tutti gli altri film. io attendendomi un film simil Pixar, cioè che potesse. E infatti... Ed è proprio questo il A me aveva fatto pensare a quello. Ma il problema è questo, Paolo, perché... Cosa c'era nel trailer che faceva capire che era un film Mi ha dato un senso di epicità che poi nel film l'ho ritrovato. Ma è un... e ci può stare tantissimo, anche se io dopo che prendono la stella lì mi stavo gasando, io ero arrivato sul tetto del cinema, che ci posso fare? Io quando hanno preso la stella e sono diventati tutti e due Capitan Marvel, io stavo volando che ci posso fare però oh, Sony. Eh, Sony una, cosa, una cosa che è giusto che Paolo abbia nominato la Pixar perché effettivamente come diceva Matteo io ho quasi 32 anni e vado a vedere un film d'animazione quando si parla di un film per bambini da quant'è che è diventata, diventata un'accezione negativa nel senso io vado a vedere un film d'animazione certe volte vado in sala e mi becco un Soul certe volte mi becco un Super Mario Significa che ehm, se dovessi andare a vedere un film d'animazione e dovessi sentirmi fuori target, eh, cioè, tipo, se vado a vedere in me contro te, posso trovare una cosa che eh, riesce a parlare a me? Come può darsi di no? Ora, non vuol dire che il problema ce l'abbia il pubblico, perché. Ehm, Paolo, se tu ti aspettavi una cosa dai trailer, no, no ma infatti, è giusto. Non, non è un problema. Ci di mancherebbe. Cioè, io dico solo che questo film va benissimo. Anche che parli ad un pubblico di bambini. Ci sono tanti film che parlano a questo pubblico che io apprezzo. È che secondo me. Il problema l'ho spiegato prima. cioè, sì, sì, io, ma Mi sarebbe siamo, piaciuto ma... dire qua: parla ai bambini, quindi non è che. Ma c'è un problema adesso. Ma... Eh, c'è un problema perché adesso qual è il discorso? Cos'è che possiamo trovare come metro di paragone? Ancora una volta ridai e dici "Ma come nel 2023, ancora la pandemia?" La pandemia ha, ha portato un cambiamento. E non sto parlando di numeri semplicemente, sto parlando di psicologia. Ha portato un cambiamento ehm, profondo per quanto riguarda la psicologia del pubblico, è quello che vorrebbero da un film piuttosto che da un altro. Ehm, attualmente noi io potrei dirti: Caspita, ma quanto è bello Coco? Caspita, ma quanto è bello Soul inchia! Ma io prendo e piango come uno stronzo. Post pandemia ci ritroviamo invece in una situazione incredibilmente ribaltata: Pixar, Walt Disney Animation, Dreamworks insomma stanno arrancando. Chi è che la sta spangando? Illumination. Illumination rappresenta al box office quello standard pre-pandemico che non vediamo più. Il film, come minimo, deve fare i suoi 500. I suoi 6, se prendiamo Minus 2 e Super Mario, che meno di, 600, meno di 800 non farà, avremo eh, di che parlare. Una ricetta dove il pubblico vuole distendersi. Dove il pubblico, se arriva in sala e si trova Strange World, si rompe le balle. Se il pubblico arriva in sala e si trova Lightyear, si rompe le balle. E ti dico su Lightyear: lo sai, non mi è piaciuto, ma per me Strange World è molto meglio. Meglio di no, no, però ma, ma sicuramente, sicuramente sì, sicuramente. anche il gatto con gli stivali l'ha detto Andri, cioè il gatto con gli stivali è Shakespeare, è una cosa incredibile. E eh, quello no? lo devo vedere, caso. No, però, però, per però il punto è questo: a esatto. volte io posso trovarmi il gatto con gli stivali che riesce a fare eh, i due, le due fasi mh, molto meglio rispetto a Super Mario, però comunque al, dal punto di vista di incassi. Il gatto con gli stivali si arranca per i 400 Minions ti arriva al 1000 guarda Filippo, io qua sotto mano e poi così possiamo passare anche ai trailer, visto che su Super Mario se no qua noi continueremmo, Super Mario è quell'argomento che si pensa di sbrigare in poche semplici <ride> no, non te ne esci ma si sa, il mondo è bello perché è Mario, io qua ho uh, 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 praticamente gli incassi dei film tratti da videogiochi, al primo partiamo dal decimo posto perché qua ce ne sarebbero tantissimi, addirittura 23. Partiamo dal decimo. Al decimo posto abbiamo Resident Evil Afterlife con 300.228.084. Dollari. Sonic il film al nono posto, con 306 milioni. Vabbè. Ottavo posto, Resident Evil, il capitolo finale. Settimo posto, Prince of Persia, Le sabbie del tempo, con 336 milioni. Sesto posto, Angry Birds, il film, con 352 milioni. Quinto posto, in nemmeno una settimana, Super Mario Bros. il film. Questi 375 milioni per me ovviamente non saranno quelli che poi troveremo anche fra due, tre settimane, cioè andrà ancora di più ad amplificarsi questo film, l'incasso andrà sempre più a crescere, quindi io penso che nel giro di poco supererà Sonic mh, 2 che è praticamente, aspetta Sonic il primo o il secondo, il secondo, il secondo che è eh, fermo a 405 milioni, al terzo posto abbiamo Rampage, Furia Animale con 428 milioni, al secondo posto Pokémon Detective Pikachu con 431 milioni e al primo posto Warcraft l'inizio con 439 milioni. Io dico... Che Super Mario supererà tutti questi. Vabbè, ma però è già anche... matematico adesso. Se vuoi Bisogna dire. anche vedere dopo le vacanze pasquali, quindi da domani in poi, se quanto perderà, quanto riuscirà a tener botta? Se, se al secondo weekend ti perde il uh, meno del 48-47%, Super Mario ha superato il miliardo. Eh. Anche perché, però, se pensiamo ad un punto di bambini, prevalentemente i bambini vanno venerdì sabato e domenica più il sabato e la domenica però, però vediamo questa sicuramente per gli esercenti è una bella boccata d'aria ehm, comunque eh, ragazzi direi che super mario l'abbiamo affrontato Ah, matteone dici tutto così poi no, andiamo a prima cosa proprio per chiudere Sì. io nel 93 c'ero quando uscì il primo film di super mario lo vidi al cinema avevo 11 anni e ti posso assicurare che le bestemmie che ho sentito dai ventenni dell'epoca fans del personaggio sai che erano veramente, amato, veramente, veramente prepotenti. Cioè, questo film è Kubrick a confronto. Ma Dagli un'occhiata, lo trovi su Prime Video e poi sì, se, se, se ne ma... ragiona io Scusa, il film Super no? Mario non l'ho mai visto e ammetto che mi dispiace ma non perché io mi aspetto una chiavica però probabilmente da bambino vedere solo Mario col costume mi avrebbe casato no? ma no, vorrei, vorrei chiedere fidati. ah fidati. perfetto fidati. Okay. No. vabbè io da piccolo no, perché avevo... io ero un fan anche un... anzi io a 11 anni ero ancora più fan di adesso e vedere quella eh, roba ma, io, roba ma io, io da piccolo amavo da... la storia <ride> infinita 3 quindi non, non fa tempo dico no. eh, oh, anche quello è che questo Endri Dico solo questo, Andri, Tirannosaurus Rex. Tienilo a mente bello, se vuoi guardare i film di che Super bello, Mario. Che bello, ma Una domandina, perché so, mi hanno detto, io non so quali, che ci sono anche dei riferimenti che al sì, film bello. del 93. Nel... Ma è praticamente <ride> identico. Cazzo... Sì, cioè, sì, cioè, sì, L'inizio e lo... la fine sono uguali, sì, praticamente. La fine sono... Sì, è vero, è vero, sono identici. Sì, sì, Mario, Mario, io non Mario, me Mario, ne intendo. Lui, sennò... Ecco perché stavo volando ancora di più. L'hai capito? <ride> Comunque, ragazzi, ragazzi, direi dopo questo accenno importante al Super Mario del 93, possiamo passare ai um, vari trailer che in queste settimane sono stati rilasciati. Partiamo dalla Star Wars Celebration, e quindi uh. al trailer rilasciato di Asoka. Questo personaggio che ehm, abbiamo visto in live action in The Mandalorian, poi successivamente in The Book of Boba Fett, ehm, parto dicendovi: chi mi conosce lo sa che io non sia un fan di Star Wars, lo seguo, ci sono dei film che, che ho amato. Però a differenza della Marvel non è un universo che non mi fa vedere l'ora che esca un prossimo capitolo. Se c'è qualcosa bene, altrimenti pazienza. Tipo, sto apprezzando anche la terza stagione di The Mandalorian. Ho praticamente detestato Andor, sono uno dei pochi che la pensa proprio totalmente in modo opposto a, uh, ai fan dell'universo. Però massimo rispetto verso tutti. Vi dico, brutto baccarosso Brutto baccarosso <ride> esatto. Vi dico il trailer di Asoka mi ha messo quella minima curiosità. Uscirà ad agosto, non riesco ad essere fomentato, ma non lo ero nemmeno con i trailer di The Mandalorian. Poi magari arriva la serie e mi Gaso, e magari la amo. Vi dico la verità: rivedo volentieri il personaggio interpretato da Rosario Dawson, che è un'attrice che a me piace molto. Per di più, ammetto che il trailer mostri dopo tanto tempo anche l'utilizzo della spada laser, quindi un ritorno alle origini. Ehm, vediamo una figura, questo grande generale Tron, se non ricordo male sì, così: grande ammiraglio, chiama, Tron. grande ammiraglio Tron. Io non ho mai seguito l'universo espanso. Quindi, per me il generale Tron, l'ammiraglio Tron, è uno sconosciuto. Quindi l'ho sentito nominare esclusivamente. Eh, ma... Eh, ma sai, la, la, la... questo personaggio è nato come antagonista principale sì. della trilogia dei romanzi okay. e praticamente quando sono andati avanti uh, e la Disney ha cancellato tutto l'universo espanso, l'amore per il personaggio era talmente gigante da parte dei fan di Star Wars che l'hanno inserito in un ruolo diverso nella serie animata Rebels. Ok, ok. E non solo. E non solo. L'autore Timothy Zan, che ho il personale, è stato aspetta, aspetta, richiamato... Riparti chi so... hai laggato, Kratos. Ah, perdono. L'autore Timothy Zan non solo è ritornato per scrivere i libri su Throne del nuovo canone, ma è stato chiamato anche per fare da consulente a dei filoni per questa serie e per il Mandoverse. Perfetto. Wow, Comunque... Vince. Quando nel trailer vediamo questa figura, eh, che presumo sia l'ammiraglio Tron, comunque vediamo questa figura autoritaria con una gran forza, cioè, l'ho trovata particolarmente carismatica. Così come mi sembra già iconico in questo trailer il personaggio di Asoka, sapendo che poi tutti questi personaggi collimeranno insieme nel film che concluderà. Eh, la saga del Mandoverse, che io sarò decisamente ehm, curioso di vedere. Ripeto, non riesco a dire lo attendo in maniera spasmodica, però da non-fan il trailer di Ahsoka mi ha lasciato con delle sensazioni positive. Ad agosto vedremo cosa accadrà, uh, intanto capiamo quale sarà il finale di The Mandalorian, terza stagione, e quindi chi è che vuole andare? Cosa ha lasciato a voi il trailer di Ahsoka? Chi si butta? Buttate. che è morto. Ma ti dico, ti dico Vai, che non, non conoscendo il personaggio, non avendo visto né Clone Wars né Rebels, e comunque questa serie attingerà a piene mani da quanto raccontato in quelle serie. Mh, è stato bello rivedere Le Spade Laser, è stato bello rivedere comunque Star Wars, ma forse è, bello, è stato bello rivedere quello che Star Wars è stato grazie alla Celebration. Noi sono due anni che parliamo di un universo un po' alla deriva, eppure la celebration vuoi anche la voglia di qualcosa di nuovo, la voglia di ritornare in vita di questo brand, ma forse perché noi ci siamo affezionati. E mi è piaciuto tutto quello che hanno presentato, tutto. Perfino il sequel, quello con Ray. Comunque sì, io ho dei gara. problemi con la trigia Tutto. E questo è un sentimento che mi piace da provare per Star Wars. Proprio perché io sono uno di quelli, mamma mia, sta arrancando. E quel, quello, e quell'altro. Tipo tu Paolo non hai apprezzato Andor. E quindi potresti dire, sai, eh, magari The Book of Boba Fett eh, ho cercato di salvarlo in alcuni momenti perché era collegato a The Mandalorian. Invece Andor non ce l'ho fatta. Qualcun altro potrebbe dire no. Ma che non mi è piaciuta, Andor invece sì. Cioè, comunque, ognuno di noi, a seconda del prodotto, ci è rimasto indigesto e piano piano ci siamo anche un po' allontanati. Arriva il trailer di Azoka e dico, minza, ma io non vedo l'ora di, di vederlo. Sono contento che mh, alla fine hanno deciso di confermarla per eh, quindi per quest'anno. Arriva, mi è piaciuta già anche la post produzione, ci ho, ho visto proprio un'identità un nel prodotto, non è una cosa fatta tanto per fare. Vedremo cosa ci, mh, cosa ci porterà a schermo, io voglio sapere di più su questo personaggio che mi aveva affascinato in The Mandalorian, eh, che voglio dire. Anche a me. Eh, sì, sì. Io, quando è finita la puntata ho pensato, cavolo, io... Ho una Serie su di lei la guarderei. E poi è Rosario Dawson, quindi già la presenza scenica. E poi se andiamo a vedere i modelli poligonali di Asoka nelle serie, e poi la vedi in live action, beh, a me piace tantissimo. È una perla vederla così, cioè rende benissimo. E quindi, sì dai, è tutta Star Wars. E niente, solo cose belle, solo cose belle, veramente. Vedi, vedi, Filippo eh, insieme a me comunque è positivo, è colpito. Sì, sì, ma comunque te. io ti dico che ho cominciato la terza stagione di The Mandalorian un po' così mm? e secondo me sta migliorando di puntata in puntata. Già sono quattro puntate che... Invece tu pensa che io ho The Mandalorian apprezzato. La prima puntata mi è piaciuta, la seconda mm. mi è piaciuta tantissimo, la terza ancora di più. La quarta, la quinta e la, eh, siamo alla, domani alla settima, no? Domani è, sì, è la penultima la sì. sesta è l'unica che no. non ho visto. Allora, la quarta, anche la quarta mi è piaciuta. La quinta e la sesta, invece, sono quelle che mi sono piaciute meno. Mm -hmm. Però nel complesso però, sufficienti, cioè, si mantiene, ma poi è bella da guardare. Sì, lui. Forse, rispetto, no, rispetto infatti, che, cioè, forse, è questo, ragazzi: il fatto di avere un payoff anche a livello stala. tecnico. Cioè, forse Shirke l'avremmo perdonata su certe cose, l'avremmo perdonata di più se, già, se il livello te tecnico avrebbe retto invece non regge. Cioè The Mandalorian anche quando è una puntata senza motivo, io mi diverto a guardarla. Eh, sì, sì, ma anche so io ti dico la verità. Pen... Io una volta. Mh... Scusami, ogni volta che guardo The Mandalorian penso, chissà, su grande schermo, questa messa in scena straordinaria come potrebbe colpirci. E sapere che adesso il finale di tutto lo vedremo proprio lì. Eh... Vabbè, sì. comunque, Matteo, tu invece del trailer di Asoka cosa ne pensi? Ma. Oh, okay. Eh, io mi associo a Filippo, eh, mm. mi ha instaurato una buona dose di curiosità, nonostante non conosca perfettamente il personaggio perché The Clone Wars, eh, Rebels, purtroppo me li, sono, me li sono persi, ma li recupero. E tre. Eh, piano Siamo piano in tre. <ride> Tanto è tutto su Disney Plus, quindi basta avere solamente un po' di tempo per recuperare queste cose. Eh, però il personaggio, per quello che avevamo visto nelle precedenti stagioni di The Mandalorian, comunque funzionava. Rosario Dawson è una delle mie muse eh, da sempre, fin dai tempi di Clerks, la eh, 25esima ora. Insomma, è un'attrice in City, eh, è un'attrice eh, buona come la pasta. Quindi, che cosa gli devi sì, dire? Sì. Eh, io sono un fan della prima ora di, di Guerre stellari. Ma a me non mi piace chiamarlo Star Wars. Io sono. Un nostalgico che lo chiama ancora Guerre Stellari. Quindi spero, spero che si, si riprenda un attimino perché è, è un universo che ha tanto da dire, ha tanto da raccontare. e Ad esempio, c'è chi odia la trilogia sequel. A me, bene o male, a parte l'episodio 9, 7 e 8, mi sono piaciuti parecchio. e anche, anche a me appunto parlando di, della star wars celebration comunque gli annunci sono stati tutti di altissimo livello secondo me al di là dell'episodio del film conclusivo del Mandoverse che ovviamente aspettiamo tutti con tanta curiosità ma anche il sequel con Ray dove rivediamo Daisy Ridley mh, quello anche quello mi, mi, mi stuzzica il prequel di James Mangold sull'ordine degli Jedi sul primo Jedi deve essere, allora, quella è una cosa che io sto aspettando veramente, veramente con tanta ansia, perché l'inizio di tutto sarebbe insomma. Mi ricordo nei videogiochi c'era Knights of the Old Republic, eh, che era tanta roba, e ho sempre voluto vedere qualcosa eh, riguardanti i GD Sith de della prima ora, diciamo e quindi che ti devo dire sono, sono a bordo completamente a bordo io a questo punto non vedo l'ora che venga agosto anche perché The Mandalorian stagione 3 anche a me sta piacendo molto vabbè io sono un fan sono un bimbo di Grogu quindi <ride> non ci posso fare niente quando lo vedo mi sciolgo come un giacato al sole e non vedo l'ora che venga agosto io vorrei un prodotto di Star Wars ogni mese dico la verità No, 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 no. Benvenga, <ride> però, però Kratos, tu che dici no, 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 no tu sei positivo. Ah, ma, ma Kratos è un sit, ragiona per assoluti scusa. Infatti, la mia prossima argomentazione smentirà questo tuo punto. Vai mm. allora. Io penso che con Star Wars ho un bel problema, ovvero un gigantesco problema. Sono un fan. Proprio, voi non potete vedere, qua, ma colleziono ogni mese tutti i libri i fumetti, i romanzi che escono e cerco di recuperarmi il prima possibile. Ho tutta quanta la collezione del canone italiano qua in camera mia. Io ho un problema con Star Wars perché a volte Star Wars è una merda e me ne accorgo una volta finito il prodotto che sto guardando, parlo singolarmente del prodotto, non in, in generale, tipo Kenobi o anche Boa Fett. Ma il mio problema è che Star Wars ha l'attrazione della forza, che è uno dei poteri, proprio mi attrae a sé. E ogni volta che vedo un trailer, non ricordo l'ultima volta che ho detto questo trailer è una merda. Ogni volta io dico, cazzo, questo è un trailer fighissimo. Io voglio vederlo, sarà una figata atomica. E, e purtroppo temo che questa volta sarà anche questa la trappola. È una bella trappola perché questo trailer di Asoka mi ha veramente fatto andare in brodo di giuggiole. Nonostante ciò che eh, sto studiando dei retroscena, la trama perché io seguo i leak e tutto quanto, ogni cosa, quasi ogni cosa che sto sentendo di questa serie mi sta facendo cagare altamente, ve lo giuro. Rumor confermati, non confermati da prendere Quindi con cioè, le piste. I spoiler già in anticipo le cose, non ti sì, interessa. Perché seguo, se, seguo assieme a Marvel, seguo un po' come il signor F, cerco di tenermi il più aggiornato possibile su tutti i rumor, tutti, almeno su questo, almeno su questi due universi, Marvel e, e Star Wars, il resto cerco di avoid spoilers. Ma comunque sì, questa è una serie molto, ma molto rischiosa. Spero che il calo qualitativo di, Bo di Boba Fett e di Mandalorian sia perché Filoni e Favorosi sono incentrati su scrivere questa serie perché Ahsoka è un personaggio importantissimo nell'universo di Star Wars. E infatti si vede anche della, della sua scritta, cioè dal titolo Ahsoka, per come è fatto. Questa serie esplorerà anche il mondo tra i mondi, che è una cosa importantissima nell'universo di Star Wars. Si vede anche nel trailer lo scontro tra lei e questo nuovo personaggio, Bailon, dovrebbe chiamarsi Bailon, e l'apprendista la, Shin, che hanno queste spade laser arancioni, non rosse ma arancioni e il mondo tra i mondi mi, mi fa molta paura perché è la porta sulla timeline di tutto l'universo. Già in Rebels hanno mostrato che puoi viaggiare nel tempo con questo e cambiare gli eventi. Mi fa una paura, boia. Tutte le robe che ho sentito, realtà alternative, tenete alla larga da Star Wars queste robe, ve prego, perché farete solo casini. Ma per il resto ci sono un paio di cose che mi, mi acchiappano. Come, per esempio, Rosario Dawson. Vedremo praticamente tutto il cast. Della, bed, della um, di Rebes in live action abbiamo Ezra nel loro Abbiamo Sabine, che è la, Mandalorian, la Mandaloriana dai capelli viola. Abbiamo un personaggio di Rebes che è apparso in The Mandalorian recentemente. Abbiamo Chopper, Hera Sindulla, che è interpretato dalla moglie di Ivan McGregor. Quindi l'intero cast adattato in live action. Abbiamo il droide Huyan, doppiato da David Tennant, come nella, saga, come nella serie di Clone Wars. Quindi avere anche il dottore, il Dr. Wu, che doppia in live action, io dico: Uh, oh, che bello! I nuovi personaggi sembrano interessanti, ovvero Shin, l'apprendista oscura, e anche Bailon, questo Sith con la barba. Perché non, però non penso che siano Sith, penso siano inquisitori sopravvissuti alla, alla purga dell'impero. Ma tolto questo. Devo vedere come collegheranno il tutto anche a The Mandalorian, come questo porterà al gran finale di, del Mandoverse, perché viene introdotto in live action, Throne. Credo che forse già domani potremo avere qualche sorpresina nel, nel, nell'episodio di The Mandalorian, però vedere Throne, che sarà uno degli antagonisti della serie di Socca, interpretato da Lars Mikkelsen, che lo doppiava in Rebes, stanno un po' giocando con anche quella battuta... Girano voci sulle, sul, sul, sul ritorno di Throne come erede dell'impero, frase chiave: erede dell'impero è la trilogia con la quale Timothy Zahn ha reso noto a tutti il personaggio di Throne, perché era lo scontro finale praticamente della saga Skywalker nei libri, nel vecchio canone. Luke, Han e Leila che dovevano affrontare la grande minaccia post palpatine Throne. Stanno giocando molto. E se tutto va bene potrebbero farci. Cioè, a me questa a me terza stagione di The Mandalorian non sta piacendo più di tanto. Penso che sia molto inferiore al, alle altre due. Però spero che appunto questo calo qualitativo, ripeto, sia perché si sono concentrati interamente su Ahsoka. Perché è una creatura di filoni. Da lei dipende il destino della galassia, cose molto importanti. Spero che sarà una serie con tutti i controcazzi. E ha le carte per esserlo. E ha ah, giusto. E poi Genevieve Orelli che torna a interpretare Mob, ma per me lei è perfetta. Sia in Andor che soprattutto qui. Già da quelle vibes alla cancelliera suprema della galassia. Mi piace, mm. mi piace. Il che Kratos. Kratos sa già i nomi dei personaggi e la serie uscirà ad agosto. Io a ottobre del prossimo anno farò fatica a ricordarmeli perché anche The Mandalorian, che apprezzo. Si vede, non essendo un fan, io faccio fatica a ricordarmi i nomi, quindi sentire Kratos che già li sa tutti in anticipo. Eh, ma tranquillo, perché i nomi di Shin e Bailon, i due antagonisti con le spade laser arancioni, li sapevo da più o meno cinque mesi, perché il Best Pin Bulletin ha pubblicato i loro nomi già cinque mesi fa. Pensate, pensate da cinque mesi. Cinque mesi fa non era nemmeno maggiorenne da Cinema, a cui io chiederò adesso di farci sapere la sua. <ride> A parte che godetevi qualche sorpresina, io non so come facciate a guardarvi tutti quegli spoiler, però queste sono scelte di vita. Concordo. Però comunque, ehm, in ogni caso, lo dico senza problemi, il trailer mi ha gasato estremamente. A parte il fatto che io sono un grande fan della serie di The Mandalorian, la terza stagione, anche se mi manca il sesto episodio, è inferiore alle precedenti, ma è comunque piena di cose interessantissime. E interessantissime. E comunque, allora ammetto che l'unica cosa che mi blocca un po' è il fatto che Asoka quando è comparsa in Star Wars, in... Asoka. lui se non cambia i nomi non è con te. Asoka Asoka. 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 Sì, Asoka. Esatto. Quando è comparsa ah, era serie... di Neon Genesis Evangelion, Andrei. Esattamente, esattamente. Eh? Dai su. <ride> lei ha ragione. Ecco, uh, a Soka, quando è comparsa nel, um, nella serie di The Mandalorian, quell'episodio era uno dei più belli, secondo me, della serie. The e Solo che, ecco, io non ho mai visto né Clone Wars né Rebels e sono sicuro che, visto anche come mi sono gasato con gli annunci di Star Wars e quindi mi sento più affamato, tant'è che quando uh, mio fratello mi ha chiamato e ha detto Andrea, senti, che uovo, che uovo ti prendo? Star Wars! Star Wars! Perché avevo appena letto gli annunci prendi Star Wars e sono pieno di Star Wars, subito, immediatamente. E um, quindi mi recupererò tutte le, le stagioni, che sono 11, contando anche Rebels, perfetto. Prima... Allora, e no. Devo. Anche, Devo... Sì, sì, devo anche recuperarmi ah, lo no, stagione no, di Flash, no, quindi è voglia. No, 11 un, sono Clone Wars e Rebels, più le due stagioni eh. di The Bad Batch. Ok, qual è? Quest'ultima però non te la consiglio, continua la trama della clonazione di, di Grogu e di Moff Gideon, però non te la consiglio, Me perché le è una, pal, una palla mostruosa sta serie, te lo giuro. Ah beh, non saprei, non saprei. Comunque sta di fatto che io non sono mai stato così detrattore delle opere di Star Wars, perché anche i prodotti meno riusciti qualcosina hanno saputo regalarmi, nonostante Obi-Wan... Cioè, allora, The Book of Boba Fett è una serie con tanti, tanti problemi, alla fine penso che il piano editoriale sia un disastro, però qualcosa... Obi-Wan, puttana è... però, 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 The Mandalorian <ride> l'ho amata e Quindi questo trailer mi ha colpito tanto anche perché sono d'accordo sul fatto che da un sacco di tempo che non vedevo, ma, ma Andor, mm. Andor? Sì. Sì, Andor sono indeciso se mi piace più quella The Mandalorian. Anche solo che... Paolo. Qui sì, anche io, eh, sì, sì. io Andor, guarda, sì, sì, ma mi non... piace Vabbè. talmente tanto che te la lascio volentieri così almeno la allora, puoi godere. Tutta te. Me la guardo volentieri, ma senza problemi. E comunque uh, e mi, mi piace vedere di nuovo dei Jedi come protagonisti dopo tanto tempo. Tra l'altro, il trailer mi ha lasciato un senso di terrore perché, più va avanti The Mandalorian, più quando vedo quelle tracce della dittatura che rischia di tornare con l'impero che, che lentamente si sta riorganizzando per far nascere quell'impero che poi vedremo nella trilogia sequel, io sento terrore e quindi. Il tele di eh, Asoka mi ha trasmesso anche questo, quindi non vedo l'ora. Ah, altra cosa, spero con il cuore che quando torneranno i Jedi nei prossimi film di Star Wars, le verranno quella grandissima puttanata che un Jedi non può sposarsi. Per favore, per favore. Mi va bene nella trilogia prequel quando è, una, quando è un parallelismo con la Chiesa cattolica e contro, in, eh, e contro praticamente le cose conservatrici. però quando vedo anche Luke che in The Book of Boba Fett dice: Grogo, se vuoi fare il Jedi, non puoi più vedere i tuoi amici. Io dico, vaffanculo, quindi per favore, per favore, eh, levatemi quella cosa. Eh, però tieni a, tieni a mente che poi vi, vi lascio parlare velocemente, ma tu ricordati che Ray non ha più nessuno che le insegni niente, lei ha solamente i Tommy Jedi quegli antichi, proprio i tomi Jedi dei primi Jedi, quindi si torna addirittura ancora prima al Medioevo dei, dei Jedi, quindi si, si, forse saranno ancora più severe come dottrine. Speriamo ma vedremo, no. vedremo nel film di Mangold com'era effettivamente la dottrina Jedi quando venne fondata, perché forse, perché appunto i, i Sith non viene noto, non è reso noto nel, nel canone adesso, ma i Sith erano Jedi. Che si staccarono dal, dai Jedi perché non concordavano con tutte le limitazioni della loro dottrina. Quindi, forse se Rei crea un misto di entrambi, magari i jedi grigi, forse quella cosa del matrimonio potrebbe funzionare, come dici tu, Henry Trombate Jedi, fa bene. Fa bene trombare andate. Jedi, ma, anche ma, con ma la ripeto, spada laser. Fino, ma, la ripeto, allora, <ride> ma ripeto, fino ad allora, fino ad allora lei ha solamente quei dannati Tommy Jedi che raccontano appunto i, le prime regole della dottrina Jedi. Quindi vedremo. Va bene, comunque Andrea, stavi dicendo... No, il trailer l'ho apprezzato tanto e okay. soprattutto una cosa, eh, ammetto che il fatto che ci sia un film conclusivo mi crea più hype per le puntate di The Mandalorian e per, e per la serie, perché sai che poi vedrai il finale al cinema, quindi è una bellissima idea. Perfetto, un'ultima ah, cosa. Andri, sì. eh, tu facevi istanza d'appello, quindi perché i Jedi trombino, giusto? Esatto. E in realtà mi sono ricordato adesso, in questo bellissimo romanzo, Che Data è una palla mostruosa, maestro e apprendista con Quai Gon e Obi-Wan durante i loro primi tempi insieme. In realtà viene reso noto qua, perché incontrano un altro Jedi che ha appena terminato un rapporto sessuale con una cameriera, mi sembra qualcuno. Che i Jedi possono ciulare, ma non possono sposarsi, ma possono andare anche a prostitute se vogliono. Vedi? Meno male che questa cosa non c'è nei film e nelle serie, perché altrimenti avrei tipo lanciato qualcosa. Vedi, vedi, hanno film, descritto è. la vita canonico preti, questo, non è del Legends. Sì, sì, allora, infatti. Allora, allora, ora, allora... Non, non fammi dire battute brutte, perché sennò... L'ha sentita solo Filippo, la mia. <ride> sì, l'ho se sentita, l'ho sentita pure io, Paolo, per questo ho, ho detto non fammi dire battute Non sentire. <ride> Però dai, non generalizziamo, ci sono anche tanti preti per bene. Allora, 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 passiamo... <ride> Ma mi ha ucciso, che... mi ha ucciso. Siamo... insegna Pieraccioni. Ecco, grande Pieraccioni. Barbie, Barbie, commentiamo il trailer, perché Greta Gerwig, eh, dopo Lady Bird, ma anche eh, dopo Piccole Donne, continua, almeno spero, questa indagine sul ruolo della donna nella società. E come poteva farlo meglio se non utilizzando il simbolo perché Barbie è un simbolo il personaggio più famoso di sempre è quel bambolotto quella bambola che bambine di tutto il mondo ma anche bambini hanno sempre avuto ci hanno giocato ci si sono divertiti io penso che greta gerwig eh, possa realmente regalarci e questo secondo trailer ce lo mostra ma già la genialità del primo ce lo lasciava supporre io penso che greta gerwig possa come vi dicevo prima non solo divertire e magari anche mh, citare tutti i vari tipi di bambola, a me ha divertito nel trailer ciao Barbie, ciao Ken, ciao Ken, i vari Ken, le varie Barbie, ma anche andare più a fondo, perché seppur questo secondo trailer si basi esclusivamente su questo aspetto sfarzoso, si basi molto su questo villaggio che sembra uno zucchero filato che prende vita, no? un po' rosa, un po'... Giallo questi colori sono diciamo io. Sono dell'idea, caro Kratos e cari tutti voi che mi seguite che Pireta Gerwig possa sorprenderci. Questo film nasconde molto di più di quello che vuol, che vuol far vedere o che ci vuol far capire, e il mio mh, fomento accresce sempre più. Sono decisamente salito a bordo, mi piace tantissimo, Margot Robbie come attrice. Eh, mi piace molto anche Ryan Gosling. Seppur io dentro avrei sempre sperato in un Henry Cavill come Ken, <ride> e al contempo posso dire che anche tutti i coprotagonisti ciò che vediamo nel trailer mi ha lasciato con un bel sorriso stampato in faccia. Ma già quando uscì il primo teaser che andava a richiamare 2001 di Sia nello spazio, oltre alla genialità citazionistica, non lo so, ma. Resterai veramente sorpreso se Greta Gerwig pestasse una cacca con questo suo Barbie, perché è talmente importante la simbologia che c'è dietro al personaggio, sono talmente forti, universali, attuali i temi che potrebbero scaturire da un film come Barbie, che seppure esca quasi in concomitanza Oppenheimer di Nolan, io quello lì proprio... Non, lo attendo, non mi interessa di rispetto a Barbie, non mi interessa di Oppenheimer, quindi non so cosa ne pensi. Andrea, sì, ma ripartiamo da lui, cambiamo un'altra volta il giro. però io dopo aver visto questo primo lungo trailer, chiamiamolo così, anche loro sulla macchina e gli scontri tra i vari Kern eh, sono in, 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 in. come si dice? In hype estremo. Quindi Andrea, dici la tua. Allora, questo è un trailer più furbo mm. rispetto a quello precedente. Io per questo film ho grande hype perché comunque uh, mi piace moltissimo l'idea di realizzare una, um, una satira uh, sulla figura di Barbie di per sé per quello che ha rappresentato in decenni di storia per quanto riguarda le controversie sul femminismo. E l'icona pop che è diventata. Quindi l'idea di farci una satira che giochi su queste cose è molto, è molto intelligente, soprattutto poi quando vedo i nomi che sono coinvolti, perché comunque uh, a me, Piccole Donne, diretto dalla stessa regista, è piaciuto inoltre oltre ad essere anche scritto da lei e anche scritto da Noam Baumbach eh sì. e, e quindi cioè, minchia, dopo che mi hai fatto storia di un matrimonio io, cioè, ma anche il bellissimo uh, come si chiama? White, no White Noise l'umore bianco per Rumore me è, è carino bianco. ma rispetto White a noise. storia di un matrimonio no, storia di un matrimonio è più bello ma a Venezia mi ha gasato e, comunque in generale um, il film è cioè il thriller del. Il trailer è molto furbo perché eh, diversamente dal primo che mostrava praticamente l'idea di siamo un cinema divertente ma un po' più impegnato perché vedete questa citazione Odissea nello spazio, ecco, questo film mostra di più eh, il, la prospettiva del mondo di Barbie che viene trasposto in maniera eh, letterale e quindi... Le battute mi hanno, divertito, mi, mi hanno divertito molto, ciao Barbie, ciao Barbie, ma anche il fatto che uh, dopo che praticamente uh, hanno finito Ken e Barbie rimangono soli e dicono cosa è che dovremmo fare, sinceramente eh, sì. non ne ho idea perché loro non hanno genitali e quindi non trombano, ecco diversamente dai Jedi come ha detto Kratos, e in, mm -hmm. um, in generale... Um, cioè le battute sono belle, è bello il comparto visivo, le scenografie sono estremamente curate, i personaggi sono in parte e anche la parte quando l'auto la si ripalta completamente come se fosse appunto un una macchinina, ecco, è proprio bello dal punto di vista visivo, è proprio un trailer fatto per i ragazzi per i o per le ragazze, per i target di riferimento, per le famiglie, per dire guardate che questo è un film divertente, vedrete Barbie che praticamente è dal vivo e non c'è quello spazio... Alla satira, perché hanno fatto la furbata di mostrare Barbie per tutto il tempo nel mondo suo, e quindi uno per, perché poi la cosa forte arriva quando Barbie esce fuori dal mondo, che si rende conto com'è la parte realistica. Uh, quindi ho preferito il primo trailer, ma comunque mi è piaciuta la confezione. Adoro gli attori, mi piacciono le gag. E pensando alle grandi potenzialità del progetto, ho veramente molto hype e eh, non vedo l'ora. Ok, siamo in due, tu, Matteo, invece, cosa ne pensi? Scusate, avevo disattivato l'audio. Uh, io a me non me ne frega un cazzo di Barbie, posso essere ecco, sì. avete visto? <ride> avete visto? È giusto, perché stasera eravamo tutti troppo d'accordo. Quindi, come con Mario! Non, Cioè, non il trailer non mi ha convinto, non mi ha acchiappato, non mi ha, non ha preso, non mi ha instaurato con la curiosità necessaria per dire Ok corro al cinema a vederlo cioè, al di là del grande cast che è coinvolto perché ci sono dei nomi veramente grossi eh, tolto comunque Margot Robbie e, e Ryan Gosling c'è cioè dentro Will Ferrell c'è cioè John Cena c'è cioè Simuli. Liu che abbiamo visto in Shang-Chi c'è cioè un botto di attori eh. eppure boh, non lo so, il, già, il primo trailer qualcosina un po' che orecchie me l'aveva fatta drizzare. il secondo mi ha fatto venire in diabete che era grosso grosso come una casa, guarda non, uh, tutto sto rosa, sti colori no, no non fa per me, io aspetterò comunque le critiche eh, quando uscirà a luglio vediamo, poi magari mi convinco eh. magari con un terzo trailer cambio idea mm. uh, momentaneamente per me è un no io, ma io tu hai apprezzato altri dell'autrice? Con... Eh? ma tu hai apprezzato gli altri film dell'autrice? no, mi hanno fatto tutti cagare anche ah, se eh, perfetto meglio ancora cioè, <ride> la storia di un vero. matrimonio mi è piaciuto Collega. molto che, è di, che è di Baumbach mi è piaciuto sì. molto quello sì eh, il, fatto che, il fatto che Barbie sia scritto da lui mi, mi, mi lascia comunque un briciolo di speranza diciamo così però io, io sono un bimbo di i men e -Man, i dominatori dell'universo quindi negli anni 80 <ride> per me c'è lui non c'è Barbie Scusate, ma il master of the universe con giustizia lotterà contro chi non ha paura. Qualcuno un anima. può sopprimere Andry cinema, per favore? No, ragazzi. non stoppare l'arte. Così, sì, questa è l'arteriosclerosi più che l'arte. Comunque, Prevenza. Kratos, tu cosa ne pensi di, di Barbie? Metto un secondo, va là. Allora, io mai. In un milione di anni avrei mai pensato un giorno di dire: Voglio andare a vedere un film di Barbie, e invece, e invece ma perché il contesto è tutt'altro che quello che ci si aspetterebbe da un film di Barbie, questo è un film che vuole essere introspettivo dell'intera storia di Barbie, vuole essere anche simbolico, rappresentativo, e anche una trama che è interessante. Barbie, che va nel mondo reale. Però sinceramente io sono più ansioso di vedere appunto le interazioni nel mondo fittizio di Barbie, perché già le gag che si vedono nel trailer, come quella del, di Ken interpretato da Ryan Gosling che le dice, eh, voglio venire a casa mia a fare che cosa? Non lo so. <ride> per me gli hanno vinto, mi ci è voluto un secondo per capirla, eh. ma gli, gli hanno vinto. Perché no. Si vede quel vizio di genialità, forse magari potrebbe darsi che la sceneggiatura sia in realtà deficiente e che nel trailer hanno messo quei due spunti interessanti, ma ne dubito perché praticamente ogni cosa che ho visto nel trailer sembra, sembra avere quella genialità, sembra avere quell'intelligenza dietro dell'autocritica, ma anche dell'autoironia, che è anche mirata a mostrare quanto effettivamente all'epoca fossero fosse ridicoli certi concetti o anche eh, mal rappresentati. E vedere, infatti, la guerra dei Ken io lì stavo così per spanciarmi dalle risate. Simu Liu contro Ryan Gosling. Perché io inizialmente l'ho detto anche nella live di Andre. Non avevo capito che tutti quanti avrebbero interpretato Barbie e Ken. Io avevo capito che Ryan Gosling era Ken e Margot Robbie era Barbie. Ma io non avevo capito che tutti gli altri attori erano tutti Barbie, tutti Ken. Anche io, Kratos, ero come te, non avevo ancora compreso questa cosa. E con questo trailer, quando l'ho capito, è stata ancora di più una sorpresa e ho detto: Ma, ma questo è geniale. cioè, eh, mostrano che ognuno di loro è un modello diverso della Barbie e del Ken, che sono stati pubblicati nel corso degli anni. Anche i poster, vabbè, i poster mi hanno sinceramente rotto le palle, posso dirlo, che adesso è diventato un meme, e <ride> di ragazzo tipo Morbin Time, ma. Però è un marketing interessante, eh, perché interessante, anche sì. per rispondere a... No, non dirlo, per... che altrimenti entra Michele. Che per deve... io, rispondere... io. allora, a allora. Andrea, il fatto che questi due trailer siano così diversi, per me è tutta una mossa di marketing ben studiata, perché effettivamente noi ci potevamo domandare, ma Barbie, a chi è indirizzato? Conoscendo anche le altre opere della regista... Loro ti hanno spiazzato mostrandoti un primo trailer dove il citazionismo ti può far pensare a un qualcosa di più sofisticato. Mentre il secondo trailer te la butta più sull'ilarità e su un qualcosa che può colpire anche la bambina di 4 anni che gioca con la Barbie a casa con le amiche. Quindi è tutto ben congegnato. Anche il, il, il rilasciare questi poster che poi sono diventati dei meme perché tu togli la foto dei personaggi protagonisti e ci metti la tua e ci metti quella della tua amica e ci metti quella del tuo cane. Insomma, è tutto pensato, studiato a tavolino con cognizione di causa. E poi per me arriveremo a luglio. E vi, dico di, e vi dico di più, per me sarà un successone al box office, ho questa immagine in mente di Barbie che inaspettatamente potrà fare tantissimo. Comunque, scusami se ti ho interrotto, Kratos. No, no figurite. Ehm, no, questa cosa che hai detto dei trailer, che sono l'uno diverso dall'altro, è interessante perché ti dipingono praticamente due film diversi, due generi diversi. Il bello è che forse chi non ha apprezzato il primo trailer e quindi non è interessato ad andare a vedere il film, magari gli piace questo secondo trailer. E a chi piaceva questo primo trailer? A chi piaceva il primo trailer, ma non piace questo nuovo trailer. Comunque gli è rimasto il bel ricordo del primo trailer e quindi comunque c'è curiosità per andarlo a vedere. Se non si riesce a distinguere il genere cinematografico, c'è comunque interesse allora nell'andare a vedere per capire che cos'è effettivamente questo film. E penso che è su questo che stanno giocando, va bene la critica al prodotto, cioè l'autocritica che vogliono fare al prodotto di Barbie, va bene storia, creano un genere che come Roger Rabbit potrebbe essere il nuovo Roger Rabbit, che... potrebbe essere il nuovo Roger Rabbit, dicevo. Che sì, certo, ci sono i cartoni animati, ci sono gli ad... il live action che interagisce con l'animazione, però, intanto dentro ci sono le parolacce, c'è l'alcol, c'è il fumo, ci sono riferimenti sessuali molto espliciti. Quindi potrebbe essere il nuovo Roger Rabbit, qualcosa che per tutta è per tutte le età e che fa ridere i bambini con anche gli adulti che si divertono allo stesso tempo. E per me non c'è modo migliore di farlo, almeno nel, nel, nella concezione che ho io in questo momento, la mia visione del film. Poi magari appunto i trailer sono così mh, stravaganti che il film in realtà sarà un'altra cosa, ma lo stile anche visivo del mondo di Barbie alla Wes Anderson mi è piaciuto particolarmente, mi, proprio mh, mi intriga, voglio vedere questo mondo, quante altre citazioni ci sono, quante altre stravaganze ci sono, e poi il parallelismo col mondo moderno, che è anche quello, voglio proprio capirlo. Eh... Sono curioso. Perfetto, e sentiamo se invece Filippo è team mio di Andrea e di Kratos oppure team Matteo. Eh, sì, allora sono usciti due trailer, a me sono piaciuti entrambi. Oh, già ci ha risposto. Eh, sì, sì, eh, io condivido quanto detto, cioè nel senso. Eh, non vedo l'ora che esca. Cioè, se l'anno scorso magari un Top Gun Maverick si è rivelato il mio film dell'anno, stavolta magari potrà essere Barbie. Io lo spero. Perché poi magari finiamo sempre negli estremi. Perché qui. Allora, se ne abbiamo parlato troppo, forse per Super Mario. Ma qui ovviamente. Non possiamo aspettar aspettarci una trama alla all'Idiocracy. Ok, c'è il mondo di Barbie, ok, ci sono loro, fanno queste cose che io ho adorato. Poi c'è Simulio che è convintissimo, e io non ci posso fare niente. Eh, li ho adorati, ma sono tutti convintissimi. Ci saranno camei vari ed eventuali, situazioni, c'è un cast particolare. Eh, qualcosa questo secondo trailer te lo fa intendere. Ti fa intendere qualcosa della trama, ti fa capire dove si potrebbe andare a parare. Eppure io penso che nonostante già qualcuno qualche teoria ha cercato di capire un po' la trama dove dovrebbe andare, dove dovrebbe fare, secondo me riuscirà comunque a a sorprendere. Ci sono alcune cose che dico ma secondo me questa cosa qui non se la possono aspettare, perché effettivamente c'è una cosa che mi ha lasciato dico ma com'è? Ma come la faranno mai? E quindi vediamo come la metteranno in scena. Cioè per voi la, magari la, quando la vedrete io voglio sapere come la metteranno in scena perché può essere in realtà, eh, può avere un contraccolpo negativo, può essere una genialata ma allo stesso tempo non esserlo. Mm. C'è Filippo... la possibilità che il film possa dividere. Il nostro insider ci fa capire che già si è informato. E quindi... Sì, 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 ti dico, ti dico, non mi aspettavo alcune cose e dico ma com'è che gli hanno fatto prendere una piega del genere? Vediamo, io spero che alla fine finito il film possiamo dire: Sai! Caspita! Perché io personalmente, come hai detto tu, Paolo Amen tra i due. Io vado a vedere Barbie, non vado a vedere Oppenheimer, giusto Fagna? <ride> io li vado a vedere tutti e due, però Barbie. Sì, sì, li vado a vedere però tra i due. Sì, ma tanto ormai in Italia c'è una differenza di un mese, quindi non possiamo sì, sì, neanche sì. dire. Ormai, ormai non, non c'è più ormai. il problema, ma all'epoca, quando si parlava di settimane, è ovvio che Barbie sarà qualcosa di più di quello che mh, magari la gente potrebbe vederci già dai trailer, ma. Cercherà ovviamente di districarsi, di darti un messaggio particolare, ma il target è, è commerciale comunque. Okay, Vuole okay. esserlo commerciale. Va bene. E va benissimo. E direi che dopo Barbie possiamo parlare di un altro trailer. Eccoci arrivati a Blue Beetle. Questo, eh, allora, nuovo mh, capitolo di quel che era il DC Extended Universe. Poi ci sono delle voci, ho letto su quarta parete una notizia proprio pubblicata da voi della redazione in cui sì. dicevate che forse se andrà bene questo... Non ci è dato saperlo potrebbe addirittura far parte del nuovo universo di GAN. Però, ora come ora, io non penso che ci siano conferme definitive. Ed è quello che lo ha, scritto questo, quest è, ha scritto Deadline: è quello Deadline che, è la cosa Deadline che ha fatto un po no, più... Noi, 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 però noi, vero noi, è lui per parlarne <ride> allora io lo ehm, Enuncio come un rimasuglio del DC Extended Universe perché questo lo doveva è. essere all'inizio: doveva essere assieme a Shazam, la furia degli dèi, assieme ad Aquaman, assieme a The Flash. Uno dei film rimasti prima di passare alla nuova gestione Gun Safran. Non conoscevo minimamente il personaggio perché lo sapete, non leggo i fumetti. Il trailer mi ha lasciato. Totalmente eh, disinteressato. Devo esatto. dire che non mi sia piaciuto perché mi è sembrato di vedere un qualcosa che un po' vada a prendere da Iron Man, un po' vada a prendere da Ant-Man, un po' vada a prendere da Shazam. Mi sembra una scopiazzatura un generale. Coming. Sì, una scopiazzatura generale di tante cose già viste, trite e ritrite, come ho detto anche nel video che ho caricato su YouTube, senza che mi lasciasse quel minimo fomento anche nel sapere che comunque mi stia per avvicinare ad un supereroe mai visto prima. Ed invece no, c'è cioè questa cosa dello scarabeo. Ok, boh, mi, è, mi è venuto un, un po' in mente anche Venom. Lì c'era il simbionte. qua c'è lo scarabeo che comunque entra dentro. E poi ci sono queste scene. Paro paro riprese da Iron Man quando prova l'armatura, Lometrix. Non l'ho mai seguito ben 10, ho seguito ben 9, il prequel. Tuttavia, ecco, devo dirti <ride> la verità. È, 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 il trailer, il film lo vedrò, lo vedrò assolutamente per me, al box Office andrà malissimo. Cioè. Potrebbe fare peggio di Shazam la furia degli dei, il che è tutto dire addirittura Sì, sì, per me sì. Per me sì perché ho notato anche poco chiacchiericcio. Fateci caso, è uscito il trailer e già chi parla più di Blue Beetle? Anche io non ne ho belle. sentito parlare. Guardate il... Te... Barbie, la differenza, un film che si pensava, vabbè, invece quanto se ne parla e guardate invece quanto si sta parlando di Blue Beetle. E quindi io sono... Non sono a bordo, il film lo vedrò per completezza, ma poi magari sarò lieto di ehm, ridimensionare il mio parere, di restare anche sorpreso. Ma da quel che ho visto, anche con quest'ironia che tenta di essere forzata, il film che deve essere divertente, quindi... Te lo esplicito in ogni sequenza, in ogni battuta con il riferimento. Ba basta, basta. La cosa del Batman fascista non mi ha dato fastidio. È una battuta. Le polemiche che nascono sul nulla anche basta. Quindi, boh. Eh, Kratos, iniziamo da te. Blue Beetle. <ride> ecco, ho già allora, capito. Voglio, voglio dirmi positivo tutto sommato perché in Beh, se James Gunn questo film l'ha voluto tutto sommato vabbè, che altro doveva fare, ce l'ha tra le mani non può certo sbarazzarsene ma lo ha pubblicizzato, è stato il primo post che lo ha pubblicizzato sul suo profilo Twitter quando è diventato presidente dei DC Studios ha ragione so che... Angel però, eh, lo Scarabeo era un signor motorino, ecco avevano tutti i tipi più fighi esatto, Ciao, esatto. Nah, anche quello è vero no. <ride> e, allora, sì, questo film sembra effettivamente una scopiazzatura, ma per il semplice fatto che Blue Beetle, il personaggio dei fumetti, come è stato già fatto notare anche in, nel nuovo vietato fumettare di Matioski o anche in faccia di nerd, o anche, mi sembra come abbia detto il, il buon Filippo F. qua accanto a me... Eh, Blue Beetle è un, um, un personaggio che ha avuto pochissime storie ha avuto magari dei crossoveroni con Booster Gold nei fumetti però mh, di stand alone non è che abbia avuto chissà che anche questa grande storia ci ha fuori ogni tanto anche come personaggio secondario quindi hanno dovuto anche un improvvisare per renderla sì prendere spunto dei suoi pochi fumetti ma comunque renderlo accattivante eh, solo Mariduegna che lo interpreta mi piace come attore in Karate Kid è molto capace il buon Miguel e Boh, potrebbe anche essere una storia carina. Spero sia più bello di Spider-Man Homecoming, che per me è tra i peggiori film della Marvel, anche se con Quantumania che è arrivato, non sono d'accordo. Ma, ma, ma li so di essere impopolare. Non ti preoccupare. Questa è una mia. È un mio difetto. Un difetto di fabbrica, tra i mille difetti. Ah, anche per me è uno dei minori Kratos. Non ti preoccupare, possono arrivati i due sequel che sono molto più belli. Eh, li concordo, li concordo. <ride> E... Soprattutto No Way Home, allora, su Far from Home sono d'accordo anch'io, ma... però vabbè, comunque <ride> mi mm. allora, da alcune inquadrature che si vedono, che mi hanno ispirato molto come, per esempio, lui che parte verso l'atmosfera e rimane bloccato nello spazio. Quelle sono inquadrature davvero molto belle, ma certo, anche i peggiori film, alle volte, hanno un'inquadratura davvero bella, non mi è sembrato un film, probabilmente televisivo doveva essere, mi è sembrato magari un film magari con impostazione televisiva, di trama quantomeno, ma con effetti speciali, con un budget un po' più rialzato, come ho già detto appunto nella live del buon Henry, um, un po' come Iron Art, si vedono delle increpature nella CGI quando si forma l'armatura, che deve essere liscia, proprio di metallo, si vede, un po' come appunto Iron Art in Wakanda Forever, lì eh, il rosso e il nero erano osceni in, in CGI. Qui si dice un po' la stessa cosa, però secondo me anche l'energia, gli scudi erano fatti molto meglio in questo film, in Blue Beetle, nel trailer, rispetto alla tecnologia di Riri Williams. Non mi ispira moltissimo come film. Mi interessa Susan Sarandon come sarà, perché interpreta la villain del film, e sembra essere l'unica parzialmente caratterizzata l'altro villain maschile. L'altro villain dovrebbe essere un po' più piatto, secondo me, da quel che si è riuscito a recepire. Boh. Non so come si collegherà al DC Universe, non so come potrebbe collegarsi al vecchio DC Extended Universe. Aspetto qualche citazione appunto come Batman a altri supereroi, ma niente di che, niente Kamei, niente di niente. Quanto meno penso che sarà un film che si lascerà guardare. Non credo che neanche esso abbia molte pretese. Anche immaginandolo come film della fu gestione di Amado, dell'ex DC Extended Universe, penso comunque che non fosse un film con molte pretese. Vedendo come la vecchia gestione era solo un film per inaugurare il filone di C su HBO Max. L'hanno realizzato solo per questo, ma bon, facciamo una storia carina su Blue Beetle. Ci voglio sperare che almeno sia decente e che mi intrattenga. Ho concluso il vostro onore. Ok. Henry, cosa ci dici? Ma dirò allora, io ogni volta che esce il thriller di un film di supereroi, mi caso come non mai, no? Uh, a prescindere, no, perché sono sempre felice quando c'è una nuova pellicola, a, a a, a prescindere dalla qualità del trailer, ecco, questo mm, mm. allora non è un brutto trailer. Secondo me è un trailer normale, un, trai un trailer standard che è confezionato per cercare di far capire che tipo di eh, film si sta guardando e come potrebbe essere il protagonista. Il punto è che, allora, è anche vero che dopo 20 anni di cinema supereroistico, qua l'ironia che, con... che dilaga, che dilaga anche nei commenti, Balance di Harmony, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Paolo ci ha plagiati. Vabbè, comunque. <ride> <ride> Sta di fatto comunque che, um, ecco, uh, è vero che dopo 20 anni di cinema supereroistico è, è difficile fare un, um, un personaggio originale e quindi bisogna più che altro vedere in che modo um, tu riesca a renderlo un po' fresco oppure abbastanza divertente, profondo. Sta di fatto comunque che il trailer l'ho trovato, sono d'accordo sul fatto che ci sono tante influenze, forse troppe dai film precedenti, perché vedo Iron Man, vedo uh, Miss Marvel Um, con la famiglia, vedo Spider-Man, I'm coming, con la, con la questione del ragazzo sfigato, però allo stesso tempo sono degli elementi che possono colpire gli adolescenti di oggi e quindi sono sempre importanti da raccontare. Uh, il thriller è simpatico, non sembra brutto dal punto di vista visivo, l'armatura, il costume è veramente figo, devo dire la verità, sia perché l'hanno fatto con un costume vero che con la CGI. E niente, i personaggi mi sembrano simpatici, mi sembra un cinecomic senza infamia, senza lode. L'unico momento in cui mi sono gasato davvero è stato quando ho tirato la spada, perché effettivamente quella è una cosa che non ho mai visto, anche per la forma dell'arma che richiama ad un'arma di, di Final Fantasy, ecco, mm -hmm. un altro po', sembrava la spada e di Cloud. E, in generale, um, altra cosa, altra cosa, ah sì, che, si introduca, che venga introdotto o meno nel DC Universe. Certo, ripeto, se il film dove mettiamo caso che James Gunn non ha in programma di inserirlo nell'universo, se il film dovesse andare tanto bene al botteghino col... col... e non c'è praticamente alcun riferimento al DC Extended Universe, precedente, non c'è niente che lo possa impedire anche per il primato di avere il primo eroe latinoamericano al cinema. Però per lo non non... farà anche se andrà bene, non lo farà piuttosto fanno un seguito, ma non lo metterà nel suo universo. O questo sentore. Mm, poi chi lo ma non vedo perché dovrebbero creare più confusione. Cioè, secondo me, anche. Che un, sarebbe anche uno spreco secondo me perché potresti avere la possibilità di mettere un personaggio che piace al grande pubblico e interagire con gli altri in una Gotham che praticamente non ha alcun riferimento agli altri, però, però eh, per quanto riguarda le prospettive al buttechino io la vedo nera per Blue Beetle perché non ha neanche la base di un sequel andato bene e la DC di base non interessa, io non sono d'accordo con chi dice che Flash sarà un flop perché comunque Flash non è il marchio DC, è il nome ad attirare Flash è un supereroe popolarissimo. Il trailer ha fatto impazzire un sacco di gente. Ci sono due Batman nel film, c'è Supergirl nel film. Quindi ha tutte le chance per poter andare molto bene. E non perché è un film della DC, perché ripeto: Justice League era andato male, pur avendo avuto una base consi considerevole, ma è andato malissimo rispetto a quanto pensavano. E Aquaman ha fatto un miliardo, pur essendo uscito dopo. Quindi tutto è possibile. Cioè, ormai la DC è recepita come personaggi stand alone sta di fatto comunque che il trailer dico ok sì simpatico carino fine cioè non, niente di che cioè standard banale cioè, niente da dire vediamo come sarà quindi per ora quello che proprio l'ha bocciato sono io sentiamo filippo f no vabbè eh, è quello che è eh, lasciando stare che sia un residuato bellico, questo è ancora peggio. Questo era un film che doveva arrivare su ECBO Max. Appunto, gli è stato alzato il budget di 40 milioni per cercare di adattarlo al mercato cinematografico, ma è quello che è. Eh, il trailer parla chiaro. Mm, è un film base, 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 l'ennesima storia di origini. Vuole fare il piacione, eh, del resto abbiamo già avuto Zachary Levy a fare il piacione con, ja con Shazam 2 e non c'è riuscito. Cosa potrebbe rendere simpatico Blue Beetle rispetto a Shazam? Intanto che ha milio 80 milioni in meno nel budget e soprattutto che vediamo delle dinamiche familiari trite e ritrite, ma allo stesso tempo magari te lo fanno risultare simpatico, cioè quell'apprezzamento senza pretese. Quindi non è che io sia gasato dal trailer. Forse per certi versi nelle ultime settimane ho tirato la provocazione. Sono più curioso di vedere Blue Beetle che Joker 2. Mm. Eh, perché no, attualmente... questo no! no, questo no, no ti no, giuro, no, 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 ti giuro, ma per il semplice <ride> fatto che a me Joker 2 non convince completamente. Per me è un more of the same del primo film. Però Sarà. Ne foto, sarà. Cirillico, però. Vabbè, sarà. Sarà Todd Phillips, uh, uh, ovviamente più una provocazione che altro. Eh, vediamo un po', ma è quello che è. C'è cioè un film già destinato a, al flop. Penso ne, ne abbiano tenuto conto. Quanto fa fa c'è poco da, da fare. Ora io vi dico, James Gunn lo terrà nel, nel DCU. Sì, probabilmente lo terrà nel DCU. Uh, nei fumetti pare che lui sia appunto pappiciccia con Booster Gold, e tanto vale che lo, tie, lo declassi, lo, lo rendi televisivo semplicemente, non fai più un film su di lui, non lo porti più al cinema, del resto, già questo non doveva essere non doveva arrivare al cinema, doveva arrivare direttamente in tv. Quindi fai Beh. la stessa cosa, fai una serie tv su Booster Gold, ci infili anche lui e li fai andare così, e diventa questa specie di. Mh, di prodotto dove te lo puoi giocare. Tra l'altro, è uno dei primi supereroi latini hanno battuto la Marvel all'epoca. Quindi ci tengono a tenerselo. Eh, vediamo secondo me è facile tenersi alla fine Blue Beetle. Poi è più un rilancio quello che sarà fra 3-4 anni. Non... È talmente innocuo. Sarà un flop altisonante al 100% però che se ne frega, tieniti quello, perché di, di certo non ti vai a tenere né The Rock né Levi né Affleck né gli altri, lui te lo puoi tenere tranquillamente. Il film è stato preparato per aver. per cercare di tagliare ogni ponte, comunque col vecchio universo, con Superman, Henry Evil, robe varie, perché. All'epoca The Rock si, ci si mise di mezzo, adesso non esiste più nemmeno quello, e quindi intanto hanno tagliato ogni possibile eh, riferimento. Infatti la cosa di Batman ti faranno capire che ci sono dei supereroi, ma non ti diranno quali sono, ci sarà l'ambiguità, così questo lo possono adattare al DCU. Non vuol dire che... Eh, perché poi la gente tra, ovviamente travisa sta cosa qua, ma quindi allora Blue Beetle sarà l'inizio del DCU? No. Perché non può esserlo, questo è un film vecchio, non, non, non l'ha fatto Gunn, questo film. Quindi, raga, quello che è, c'è veramente poco. Cioè, cos'è cos una minaccia? Proprio come in uh, The Irishman, quando, quando dicono, è quello che è. Sì, <ride> ma veramente, cioè come dice Paolo, ma... Eh. Però sentiamo Matteo, magari lui lo ha amato questo trailer. No. Dalla faccia direi di no, ecco, infatti. <ride> che sorpresa! No. Allora, ho trovato un trailer molto convenzionale, molto rascali Con tante situazioni già viste. Mi puzza di vecchio come un rimasuglio di magazzino per l'appunto. Non, non mi ha particolarmente sorpreso. Forse solamente il design del personaggio è abbastanza accattivante. Però per il resto, veramente poca roba. Il personaggio di per sé lo conosco poco. Eh? Eh, L'ho giocato in Injustice 2 perché è un personaggio giocabile in Injustice 2. In e... Però tolto questo, non mi ha convinto così tanto da farmi dire ok. Questo merita la sala. Si vede, come ha detto Buon Filippo, che è palesemente un prodotto televisivo pompato per andare al cinema. Eh, il fatto che ci sia Susan Sarandon eh, è un'attrice che, che amo, con cui sono cresciuto, però eh, ormai chi cazzo se la ricorda più anche lei. Il cliente, Quindi, il cliente. Filmone, Le streghe di Simone, Le streghe di però anche lei è una star decaduta e quindi che finisca in un film del genere non mi stupisce. A parte l'età, eh, nel senso che... È abbastanza parole. Parole no, brutte parole. Brutte parole ma non stiamo parlando di Meryl Strip, cioè per quanto ami la comunque... non eh, È un nome, è un nome, però non è più quel nome che portava la gente al botteghino negli anni 90. Quindi... Ho poco da dire su sto trailer perché non mi ha convinto al 100%, se non per il design del personaggio. Eh, ho trovato un trailer veramente veramente asciutto, banale, ma anche poco, poco accattivante, troppo lungo eh, e poco accattivante. Mm, Vedi. No. Siamo tutti bene o male sulla stessa linea d'onda. Mi puzza, sai di cosa mi puzza, Paolo? Di muffa. Sai quando mm. vai in cantina a prendere una roba che, eh, che è lì da anni e anni e anni, poi la prendi e senti quell'odore di stantino? Eh sì. No, di... Beh, questo per me è, bello. è. già vecchio, ancora prima di uscire, cioè un qualcosa. Sì. Però poi magari ci sorprenderà. Però. No, poi magari diventa un film gradevole come il primo Shazam, che tutto sommato non è un film. È un film... Che si è preso per quello che è non è sì, un sì, po' il primo buco. shazam per me è molto eh. carino sì sì assolutamente però secondo me dire... farà un flop devastante eh, c'è da dire effettivamente che come vibes dal trailer sia molto quell'effetto che avrebbe un venom o un morbius sia molto l'effetto um, sia molto la sensazione di film dell'SSU esatto un film, Vabbè, film però, nel... però un attimo come importanza questo video ce la lo trovo un po' più diciamo simpatico rispetto a un morbius che io non lo augurerei nemmeno no, lo sti, ma quindi. siamo su quella, falsa, su quella falsa riga diciamo è vero sono d'accordo però dipende con anche come di... lo trattano con il marketing eh? perché è anche vero che Shazam fuori dagli dei eh, non hanno, non hanno venduto mente, eh? per quindi... me non spenderanno altri soldi per pubblicizzarlo bene al marketing eh? quel che sarà sarà eh, vedremo vedremo ad ah, agosto ah, non c'è un che... cazzo se non sbaglio eh? quindi hm. Perché Ma non no, è no, è... Io, io vorrei vedere Oppenheimer. In Italia, in Italia, io stavo parlando. stavo parlando del resto del mondo. Ecco quello intendevo. Ah, okay, o, okay, allora, non penso Blue Beetle sia un film con, come ci ha fatto capire Filippo, cameo a sorpresa di personaggio X. Quindi, anche in campagna marketing, per pomparlo, possano citare Batman che è fascista, però poi cosa fanno? Oh, direi oh, ma no, eh, eh, si vede che è una battuta oh, forzata okay. che hanno messo eh, sì. alla fine per cercare di far capire. Guardate che c'è, man. Al massimo, l'unico vero, vero collegamento che mettono, se la tengono, è la cord Industries. Che doveva esserci, se non sbaglio, in una prima bozza di Blue Beetle. Cioè, il cattivo doveva essere della cord Industries. E al massimo citeranno Superman anche. Ma per il resto, Medio. che a me in veri e propri, non me li aspetto. Non eh, possono nemmeno cioè, farlo paradossalmente, paradossalmente allora, la, visto... la prima cosa, la prima cosa che ha detto Kratos sì, perché proprio è la, la linfa del film lo Scarabeo viene da lì. Ah, da e... copiare, sì, sì. E invece la questione Superman non possono farlo. Perché loro avevano, avevano nei resciuto, avevano fatto un piccolo resciottino dove si faceva riferimento al Superman di Harry Cavill e alla ah. Supergirl di Sasha Kai. Ah, e ora non possono più farlo perché in quell'universo non c'è né Superman né la Supergirl di Sasha Khan. Questa me l'ero persa allora. E quindi non è meglio toglierlo perché se facciamo caso, dovesse essere ambientato poi nel DCU, eh sì, eh, c'è un altro Superman, un'altra Supergirl e così via. Meglio così. dei riferimenti Batman è fascista, già è molto più libero perché okay. tanto può essere anche quello di the, Brave and the Bold. Se ne frega. Dicevi, Matteo, scusami, no, dico che paradossalmente. Ora non so se poi c'era, eh, perché io non l'ho seguito. Mi sembra più un personaggio da Harrowers piuttosto che da grande schermo. Tecnicamente, eh. eh, sì. magari c'era, eh, io non ho guardato un cazzo. No, per ora una, non no, c'è no, mai marra. stato. Per ora, da dove sono arrivato, io non c'è mai stato. No, no, non però, non è paradossalmente, coppia, non so, era è proprio un personaggio di stampo televisivo. Cioè, che se, fa, sì. se fa coppia con Booster Gold per me, funziona alla stragrande, ma al cinema un film solo sulle sue spalle. La vedo veramente dura. Però avete citato, anche se non ci saranno, il, il cameo di turno, no? Andando al prossimo trailer, qua cosa ci aspettiamo? Andri, tu che ti sfreghi le mani. Eh, Across allora... the Spider-Verse, commentiamo il trailer, dai. Allora, dico questo, il trailer di per sé l'ho amato. Cioè, gli altri trailer mi hanno fatto dire sì, ok, e l'hype era più perché il primo Spider-Man è un capolavoro. Spider-Man è un nuovo universo. Ma questo nuovo trailer è allucinante perché mi ha fatto avvertire l'importanza del dramma di Spider-Man. E praticamente è una cosa molto bella perché è sia un confronto generazionale che è un confronto con um, che è un confronto praticamente con delle persone che hanno affrontato il tuo stesso dolore perché è bellissimo il fatto che uh, Miles sia praticamente um, sia praticamente indeciso um, sia su quella sorta di um, filo distruttivo in cui tu sei indeciso se salvare una persona che ami o tutto il mondo ed è sempre stato un grandissimo dilemma e Spider-Man è l'emblema di questo dilemma da quando Stan Lee lo creò ed è una cosa molto importante. Mi piace anche il fatto che praticamente a un certo punto Miles di, dice: Io sono uno Spider-Man e voi dite sempre come deve andare la mia storia perché sono uno Spider-Man. Però, nessuno pensa a quello che veramente ritengo io sia giusto, e farò a modo mio, cioè, sono proprio dei, dei temi estremamente importanti e le scene che vengono evidenziate in questo trailer mi sembrano già molto forti. E le gag sono bellissime, cioè la, la parte finale quando dicono catturate Spider-Man tutti fanno sono io, sono io quello che ha ricalcato il meme è, è buffissimo, è veramente fatto bene. E per quanto riguarda invece quello che ha fatto bagnare tantissimi, ovvero il riferimento agli Spider-Man di Holland, di Toby Maguire e di Andrew Garfield. Allora, lo dico subito, io mi aspetto i personaggi, la presenza dei personaggi in, in questo multiverso a parte dopo aver fatto i riferimenti agli eventi di Spider-Man no Home, eh, con quel giochino di terra. Come cazzo quale numero è, non mi ricordo più. 199 eh, 999 ecco, 999. 1999 1999. Baddo questi cazzi, ecco, però ok, <ride> al di là di questo. Um... Al di là di questo, ecco, um, questa cosa secondo me eh, è palese perché tu in questo secondo film stai mostrando praticamente gli spade del videogioco, delle serie animate, persino del videogioco della Playstation 1 se gli iscritti sono quelli giusti, quindi è impossibile che non utilizzino almeno le voci di Tobey Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield anche solo per un cameo. Certo, i rumor sul fatto che del possono per trailer apparire... le voci sono quelle comunque nel trailer Sì, sì, ma sono ma sono prese dai film perché quelle sono battute proprio del film. Sì, 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 perché assolutamente, no, nel film in italiano hanno preso eh, lo spezzone proprio dal film vero e proprio e si sente che hanno tagliato anche alcune delle battute di Tommy Maguire doppiato in italiano, perciò quelli per sono solo di riferimento per far capire anche quegli universi sono compresi, anche se non li vedrà in questo film, magari nel prossimo io invece sono, Assolutamente. penso che si vedranno in questo film io. ma ecco quello mio è, è il mio cruccio. Non se si vedono non penso che sarà nel secondo film per al massimo una comparsa perché c'è un, un punto hanno detto gli sviluppatori che hanno progettato tutto come se fosse l'endgame degli Spider-Man però in versione animata e visto che questo è il secondo capitolo e poi c'è il terzo eh, sicuramente ti, ti terrai tutto il malloppone più importante e più grande nel terzo capitolo quindi secondo me sarà nel terzo che vedremo i personaggi dei, dei film precedenti però comunque cioè, se uscissero non mi stupirebbe ma al di là della comparsa se compare lo Spider-Man eh, lo Spider-Man di Tobey Maguire lo Spider-Man de della PlayStation 4 su spider quello che volete <ride> Uh, io sarò comunque aipato per la storia, per i personaggi, a prescindere con tutto che il fanservice è ben sfruttato, va benissimo e già il film precedente ha, ha, ha dimostrato di poterlo fare. Ok, io sono, sono d'accordo perché come sai No Way home al netto dei difetti che ha, lo salvo. Matteo, tu cosa ci dici invece eh. riguardo a Cross the Spider-Verse? Beh, 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 tanta roba, uh, mi ha decisamente convinto, molto... Molto carico di, di roba, di avvenimenti, di personaggi. Il primo mi era piaciuto alla follia: l'avevo vista al cinema. C'ho il mio Blu-ray a casa, me lo sparo 700.000 volte. Eh, è un film particolarissimo, animato in maniera divina. Poi Miles, a me piace molto come personaggio, fumettisticamente lo conosco poco, lo conosco più per, appunto, per questo film. E per il videogioco che uscì su PlayStation 4 eh, che ho amato alla follia, di cui c'è esatto quello, ma anche il primo, chiaramente. Eh, tra l'altro, nel trailer c'è di costume questo qua con il ragnone bianco, fantastico! E. Sono molto curioso. Cioè, il trailer ti butta giù l'idea che lo Spider-Man del 2099 potrebbe essere uno dei villain o il villain, quando in realtà sappiamo che un villain, uno dei tanti villain può essere. Come cazzo, si chiama? Aiutatemi. Eh, mi viene il nome in inglese: The Spot. In realtà è, dovrebbe essere Spotify. Filippo. Aiutami la macchia. lo sai, la macchia, la macchina, esatto, no. la macchia. Eh, Grand, grande, grande avversario di, di Topolino guarda, io me ne sto per andare via dopo questa e ehm, mi ha convinto particolarmente poi visto al cinema l'hanno dato il trailer prima di Super Mario e su grande schermo è ancora più pazzesco questa esplosione di colori, di avvenimenti insomma, tutti questi uomini ragno, al di là delle gag di quelli che si puntano il dito eh, che dire, io non vedo l'ora che sia, sia luglio. Giugno, giugno, giugno sì, esce, giugno, eh, giugno. ancora meglio, ancora sì, meglio. Sì. E... Ricordiamoci però appunto che questa è una prima parte perché poi esce il sequel. Eh sì. Eh, quindi dai, dai, avanti tutta, okay. io sono poi... assolutamente a bordo. C'è anche una donazione, leggeremo la domanda appena finito di parlare di Across the Spider vers Kratos. Tu cosa ne pensi del trailer? Il primo film di Into the Spider-Verse mi è piaciuto tantissimo e penso che sia uno dei migliori film d'animazione di sempre, oltre che una delle più belle storie di Spider-Man di sempre. Invece questo film, Across the Spider-Verse, stranamente più trailer escono, meno sono interessato e non capisco neanche il perché, si crea un effetto al contrario, dovrei essere hypato per vedere quante queste... cioè lo studio di animazione misto mi piace tantissimo però sento che forse c'è qualcosa che manca. Cioè, eh, Ma perché così... fai schifo, Kratos, eh? non è che c'è tanto da dire. <ride> questo... <ride> no, sì, scherzo, so. ti voglio bene, ti voglio lo bene, so. scherzo. Lo so che queste... <ride> so che queste... So, sono io il vero cattivo di, di questo nuovo film, perché so che queste affermazioni sono una macchia sul mio curriculum, però... <ride> però dai... Tutto, tutto sommato, <ride> cioè non lo so. Sento che rispetto al primo film, magari perché Filiord e Chris Miller non, ci so non sono dietro il progetto, però sento che manca qualcosa. Sento che manca una certa frizzantezza, forse una è la sensazione. Mi sembra che più aggiungono, più hanno tolto qualcosa ma tornando alle cose concrete veramente, mi piace vedere tutti quanti questi Spider-Man che si riuniscono nel, in uno spazio nel multiverso per incontrarsi, confabulare poi la mandria di Spider-Man che fa irruzione nell'ufficio dello psicologo con uno Spider-Man che deve riprendersi ancora dalla morte dello zio Ben <ride> con uno Spider-Man che fa lo psicologo quella è una roba che solo Phil Lord e Chris Miller potrebbero ideare secondo me, perché è talmente scema che penso l'abbiano fatta loro e l'hanno riciclata per questo film, ma c'è un po' di interessanti anche la storia di Miles che continua, che continua a porsi dei dubbi sulla sua esistenza di Spider-Man, la sua natura, i suoi limiti. Oscar Isaac, anche nel trailer in lingua originale, mi sembra molto nella parte che interpreta Spider-Man 2099, questo guardiano della linea temporale, questo guardiano del multiverso. Sulla questione dei camei, giuro, sento cose tan tanto contrastanti su questa cosa, cioè ci sono le sensazioni e ci sono i vari rumor disparati di qua e di là. Per me non li mettono in questo film, però ci metteranno dei riferimenti, quantomeno per preparare a ciò che sarà poi il terzo film, e nel terzo film ce l'ha qualsiasi, cioè ci mettono di tutto di più, aspettiamoci un casino assurdo. Mi fa ridere costantemente, ne ho parlato anche l'altra volta con Henry, questa storia di Terra 199999 che anche una produttrice ehm, della Sony è stata intervistata a riguardo con lei che dice, eh sì sì Kevin Faghi può anche dire che l'MCU è Terra 616 ma Terra 199999 Deciditi! Decidetevi! Accidenti a voi! Perché quella battuta su Dotto Strange è il nerd di Terra 1999 è palesemente l'MCU e' palesemente No Way Home che viene citato, però non sanno decidersi su questa cosa. Voglio vedere appunto in azione eh, The Spot, la macchia, perché sembra che non vogliano proprio neanche mostrarlo nei trailer. L'hanno mostrato nei, negli artwork e nei materiali promozionali, però nei trailer no. Quindi voglio vedere che ruolo avrà nella storia, perché sembra che vogliono far passare solo Miles Morales come cattivo e anche Spider-Man 2099 come ostacolo. Ma il vero antagonista questo non, non ci viene ancora rivelato a meno che non si parli proprio di un antagonista in inteso come morale ma esse diventa un ostacolo di se stesso per la, per la sua storia sarebbe anche interessante secondo me un reietto tra gli Spider-Man vedremo non ho la curiosità che avevo del primo film però sono comunque curioso di vedere cosa ne verrà fuori Matteo eh... cosa volevi aggiungere? no che io scommetto un caffè che eh, i tre Spider-Man live action ce li puppiamo già in questo film eh, anche io te ne do te ne do due se sono te ne do due di caffè se sono animati no non sono animati li vediamo no, no, proprio, proprio in live, live, action. Proprio live action e il caffè lo voglio vogliamo ah, secondo, me, mazzo, secondo me li vediamo anche animati, eh? vediamo anche animati sì, magari anche animati io guarda mh, prima di dare la parola a Filippo che non ho ancora detto la, mio, la mia sono d'accordo con Kratos cioè il primo film mi è piaciuto tantissimo però questo Secondo trailer che mi ha colpito un po' del, più del primo che era stato rilasciato, vi dico la verità, non mi ha fatto dire wow, non vedo l'ora. Per assurdo, mi ha coinvolto molto di più il frame iniziale con i tre Spider-Man che parlano, seppur siano scene riprese dai rispettivi loro film, rispetto a quello che vediamo dopo. Sarà che io, come vi ho sempre detto con l'animazione, mi ci devo trovare, perché è difficile se non per Toy Story che sia lì invasato e preso dalla curiosità. Però mi sembra che questo secondo film sia il primo però su scala maggiore. Spero ci sia qualcosa in più che possa apprezzare, perché dopo un nuovo universo, dopo No Way Home, non voglio rischiare di trovarmi di fronte alla ripetitività. Poi ci mancherebbe. L'animazione è straordinaria e sicuramente non sarà un film da cestinare seppur non ci sia più Lord e Miller. Però non posso ritenermi così in attesa come lo ero, qua come al solito sono la pecora nera, dopo aver visto il trailer di Homecoming o di Far From Home o di No Way Home, per dirvi. Filippo, tu che sai già tutto, che il film lo conosci a Mena, dito, dici tutto. Eh, io concordo sull'animazione, l'hanno addirittura migliorata, è fantastica, è meravigliosa, c'è poco da fare, il film sarà comunque divertente e già le gag che ci sono, ho preferito questo trailer per ovvi motivi al teaser che avevamo avuto esatto, perché esatto. era una cosa, una cozzaglia di roba senza, cioè prima ti facevano il riassunto del primo e poi c'era tipo tutto sto delirio, non si capiva niente, almeno qui si cerca di dare un'impronta un pochino al progetto, un'impronta che comunque, mm, come diceva Andri eh, L'intenzione era quella di farlo diventare un po' un miscuglio. Scopriamo sto eh, Spider-Man 2099 che ha fondato questa società degli Spider-Man. Questo quartier generale che si vede con tutti gli Spider-Man lì e lui il capoccia di tutto. E Miles che si ritrova a farci i conti. Ehm. Punti, I punti forti del primo film erano proprio la, il riuscire a spiegarti il multiverso, presentarti un No Way Home a livello animato con un Miles Morales perché per me Spider-Man era sempre stato Peter Parker. A me non piaceva Miles Morales, grazie a quel film mi ha conquistato. E, era, e per me era una perla, è un film perfetto. E, davvero, non, 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 io mi ricordo quando sono uscito dalla sala e dico ma che cosa ho visto? Questo secondo film e quello che sarà il terzo, eh, io credo che Sony ci abbia messo fin troppo di suo. È un film che hanno complicato in tutti i modi. Non, ha più, non, si, non riuscirà più a porsi in quel modo naturale in cui mh, abbiamo visto porsi il primo film. E questa cosa mi fa una paura terribile. A me non convince completamente quello che hanno combinato con, eh, con, il con il personaggio di Miles e tutta la trama che hanno imbastito per questo film. Completamente. Ci saranno i camei, ci saranno delle sorprese. Non vi dico se i tre Spider-Man appariranno, oppure no, bravo, lo scoprirete bravo. in sala. Comunque, Filippo mi voglio eh... correggere perché in chat mi hanno fatto notare: è vero, non erano Lord e Miller, i registi del primo, mi sono un attimo lasciato coinvolgere. Scusa, sì, la comunque. Crazza. E mi sono rimasti in mente. Sì sì, 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 sì. Comunque, è un film che. Noi abbiamo parlato di Super Mario. Ecco, eh, per me, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Nonostante ci sia Spider-Man nel nome, non so quanto passaparola riuscirà a portarsi dietro perché i bambini, a parte vedere Spider-Man, a parte vedere qualche. sicuramente qualche eh, scena in cui rideranno di gusto. Non ci capiranno un cazzo e i grandi probabilmente ci capiranno meno di, que di quello che capiranno i bambini. Veramente, ragazzi, c'è cioè una cozzaglia di roba a un certo punto che io ho pensato, caspita, qua la stanno buttando di fuori. Insomma, l'operato che... Sony, Sony negli ultimi tre anni. Esattamente, ed è per questo che io ci tengo finalmente a chiarire, perché lo sto facendo un po' dappertutto, sta cazzo di terra 19999999. È la Sony che purtroppo negli ultimi tre anni ha tenuto per gli Zebedei Kevin Feige, una cosa che a Kevin Feige dà un fastidio abnorme. Il, fatto, sì, che Sony, il, il fatto che loro si possano permettere di citare No Way Home è come se in un certo senso si, si potessero permettere di citare l'MCU. Non possono, loro possono citare il loro film, non possono citare Multiverse of Madness. Non possono citare qualsiasi altro film dentro l'MCU perché non ne sono i padroni. Il fatto che la gente abbia pensato, perché Sony è furba, abbia pensato, eh? Ma quindi Terra199 non è 616? No, quella è Terra199999 perché significa ragazzi, non abbiamo i diritti, non abbiamo un cazzo. però il film è nostro, No Way Home, e quindi noi ce lo possiamo citare per convincervi ad andare al cinema perché un inizio. Paolo ha detto una cosa sacrosanta dice minchia ma tu lo sai che comunque dopo quell'inizio del trailer io quello che è arrivato dopo frega cazzi perché sono affezionato ai film live action a quella cosa mi loro hanno lo cresciuto sanno, cioè, loro lo sanno. Perché, perché loro lo sanno cioè un modo di imbastire l'avete la, capito che tipo di, di che modo c'è dietro di imbastire la campagna marketing quando la gente dice ma Spider-Man eh, dovrebbe tornare a Sony la Sony è identica a quella di dieci anni fa identica non ha imparato un cazzo di niente e Ottobre lo vedremo con Craven E poi tra un anno Lo vedremo con Madame Web Non è identica E Across the Spider-Verse Sarà il primo sassolino Che ci rende Che eh, dare inizio A questa valanga Dove noi ci renderemo conto Cazzo L'unica cosa buona Che avevano fatto con Spider-Man La sono andati a sfanculare Perché Beyond the Spider-Verse Il terzo film Ha un compito specifico E loro sono stati capaci Di sfanculare Una trama grande Per arrivare a quel punto là E questa cosa Mi manda ai matti Che voi non avete idea Perché per me Into the Spider-Verse È proprio bello 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 per arrivare al secondo io spero che il secondo sia divertente e basta ma è l'ennesimo film Sony e il fatto che in un trailer o oh, quanto durerà sto film due ore in due ore tu sei riuscito sei, 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 sei stato capace di prendere il riferimento a No Way Home e ficcarcelo nel trailer pensate e cioè, questa è la campagna marketing perché con No Way Home ci hanno fatto 2 miliardi eh sì, quindi tentano ora, di salvare il salvabile di... ora loro ovviamente dice: mica scemi che fa, non lo fai certo che lo fai però il bello di Into the Spider-Verse era proprio che sopravviveva senza la controparte live action io un trailer farlo cominciare in quel modo non l'avrei mai fatto esatto. vi ricordate lo Spider-Man di Maguire vi ricordate quello di Garfield vi ricordate quello di, di Holland voi che ci avete fatto fare 2 miliardi con come, ve lo ricordate eh, dovete tornare perché in un altro universo ce n'è un altro. Ma come dice Paolo, sì, ma frega cazzi di questo che io mi sono gasato con No way. Home. E secondo me, una, una mossa non proprio geniale. Eh. E vedrete poi quando vedremo il film, perché ora la gente si è caricata. Ci saranno, non ci saranno? Si è parlato di loro, non si parla eh. di Manus. E Sai quale sarà il problema, Filippo? Che se poi, come accadeva anche in No Way Home del resto, se poi non ci saranno, io mi immagino già le critiche, anche se il film poi sarà bellissimo, ma la gente si è criticherà... Io mi aspetto un caricone, per questo non ve lo voglio dire, perché io poi voglio vedere se effettivamente. Eh, come eh, sarà recepita sta cosa qui se ci saranno o non ci saranno la gente cosa si aspetta perché vi assicuro che a un certo punto il film diventerà delirante ci saranno delle cose messe a schermo che voi direte why? quindi Aspettiamo, però capirete che dal tipo di operazione mm. non stiamo più parlando di Into the Spider. Se guardate il trailer di questo secondo film e guardate i primi trailer che erano usciti del primo, erano ecco, molto più onesti proprio questo intendevo, cioè non dico che sono stati abbastanza stupidi da farlo dico che non sono stati abbastanza intelligenti da non farlo da non, non farlo, pensate eh, alla, alla dice voi finivate Venom e dice vabbè era Venom, ma quella clip io mi ricordo che mi lasciò a bocca aperta la clip nella post credit di Venom quella eh, che è sì. appunto mi lasciò a bocca aperta all'epoca ed è eh, questo è forse il mio amaro in bocca poi magari invece il film sarà divertentissimo ma sarà ce ne scupendo, sarà da sarà... parlarne eh Andri, io so che devi scappare, riesci eh. a dire la tua su The Marvels oppure sì 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 faccio, faccio in fretta perché vorrei okay. anche rispondere una cosa che ha detto Filippo però non posso perché allora siccome armi... Andri deve andare anticipo che è arrivata una super chat la leggeremo ormai parliamo anche di The Marvels e poi risponderemo alle domande del pubblico quindi oltre alla super chat di Samuel Varcasia, che ringrazio se voleste farne altre sappiate che dopo aver concluso con The Marvels risponderemo alle vostre donazioni alle vostre super chat però siamo arrivati al trailer di The Marvels questo secondo capitolo dedicato alla supereroina Captain Marvel. Henry visto che devi scappare inizia subito tu e dici cosa ti ha lasciato a livello percettivo questo, questo primo trailer del secondo Captain Marvel, allora al di là della follia di fare il sequel di tre robe, perché i sequel è di Captain Marvel, il sequel di, Mar eh, di, di Miss Marvel e il sequel di WandaVision Vision eh, è un nuovo crossover simpatica come cosa. Ma a me, allora a parte il fatto che Captain Marvel secondo me è uno dei film più sottovalutati di The Marvel, ma di Q-Universe non viene valorizzato come, dovre come dovrebbero apprezzarlo, secondo me. Eh. A meno che qualcuno lo sappia, guarda... sposami subito, no, per me è uno dei peggiori, però lo sa, so, no, so. è carino. Non sono d'accordo, non sono d'accordo, cioè, quelle frecciate contro Trump le, le amo troppo, però, vabbè, per carità, è una cosa. Eh, sono cose che sono diffuse nella nostra bolla. Eh, al di là dei miei gusti personali, il trailer mi ha divertito veramente tanto perché eh, mi piace tantissimo l'alchimia che c'è in questo gruppo, a parte che Kamala Khan è veramente adorabile. È veramente adorabile. Cioè, quando la vedo, a parte che praticamente ogni fan Marvel esistente, perché è la reazione che tutti quanti noi avremmo se fossimo in mezzo agli Avengers, ma allora sono, faccio parte degli Avengers. Oh mio Dio, Nick Fury! Oh mio Dio, c'è cioè, capitato, Io non vedo che quando avredrà, vedrà la reazione di stare di fronte alla sua eroina. Così come è bellissimo quando viene trasportata nello spazio, vede un gatto che si mangia eh, che si mangia quattro persone e praticamente se la fa sotto, cioè, le reazioni umane sono stupende. Così come sembra i tempi comici, mi piacciono molto. Con, uh, con um, Carol uh, che praticamente si ritrova scambiata di posto per la seconda volta e fa no, non di nuovo! cioè È, è divertente. Poi vedo anche sembra visivamente bello. Con, uh, con dei riferimenti, anche. Mi, cioè, mi piace il fatto che a un certo punto vedere Miss Marvel cioè Marvel, che sta alle prese, con, uh, con un posto in cui solitamente c'è Kamala in cui c'è Kamala ecco praticamente perché appunto sta di fronte a una festa uh, musulmana se è quello che ho capito bene o era indiana scusate perché non, non ricordo musulmana, bene musulmana. ok musulmana no perché vedevo dei costumi che mi ricordava eh, che ricordavano l'India e Uh, no che cazzo dico pure io, vengono dall'India, testa di cazzo che non sono... Vabbè perfetto, devo finire la frase... Devo... Non avevo ancora detto una puttanata in questa live. Andrea perfetto. sta andando in tilt di secondo non in secondo. secondo, vedo proprio il fumo che esce dalle orecchie. Scusate Vabbè. perché è la fretta, no? Perché ho fatto una confusione enorme e brutta con, con l'Oriente, quindi chiedo scusa a tutte le persone che mi stanno ascoltando perché sono un idiota. A parte questo... Uh, eh, Pakistan, infatti, Pakistan, Kamala comunque, non indiana Andrea. Eh, però, aspetta, la, però la sua famiglia viene, da, viene dall'India, ecco dal Pakistan, dal Pakistan. No, lo dice, bene, lo nella, dice no. scusa, nella, 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 nella serie non scappano dall'India. Ti ricordi che c'era la partizione? Eh, esatto però sono ah, ok, Pakistan, okay no? giusto, in giusto, 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 hai ragione. Sì, sì, ok, 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 perfetto. Okay. Comunque scusate, ragazzi, la la risolviamo perché... subito. Quella non è una festa indiana, Andri. Ok, esatto. perfetto. Scusate, perché Era una scoprire, festa così? toscana. Ma emma mai andiamo. Perfetto, gra grazie, Paolo, per aver appena stick. coperto sì, le mie sì. minchiate. Ok, uh, stare fatto comunque che il trailer mi ha divertito. L'alchimia tra i personaggi è veramente è veramente divertente. E, non dicono niente della trama, sono curioso di vedere dove andrà a parare, però ho fiducia che sia almeno un'opera divertente con dei pre personaggi. Non vedo l'ora di vederla quando uscirà al cinema. Ok, quindi Henry, sei riuscito a dirla tua, io ti ringrazio per essere stato qua. Tu ami comunque la trilogia di Reimi, così rispondi anche a Samuel cioè, Vargas. Sì, ovvio, Spider-Man 2 quindi... Best Comic Ever, quindi, quindi... sappi che mm -hmm. sì, ha già anticipato la risposta. Grazie per essere stato qua in nostra compagnia, sei stato fin quasi alla fine, quindi non preoccuparti e ti mando un grosso abbraccione. Grazie Paolone, grazie per avermi invitato di nuovo. Sono sempre felicissimo di essere qui. Così come ringrazio i miei colleghi Filippo, Kratos e Matteo. E ringrazio anche la chat. Ci vediamo presto. Buonanotte. Ciao, ragazzi. ciao, Andri. Ciao, ciao. 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 Allora, dopo un Andrew un po' indiano, un po' pakistano, ma per niente italiano, vi dico la mia su The Marvels, film che non attendevo particolarmente perché non avendo apprezzato più di tanto Captain Marvel, che ripeto lo considero carino, si prende una sufficienza perché qua e là qualche, qualche scena ha saputo anche coinvolgermi, ma per il resto per me è sempre stato fra i peggiori dell'MCU, non è, ripeto, che attendessi questo sequel. Il trailer, ahimè, mi ha lasciato totalmente neutrale. A me questo trailer non ha detto niente. Anzi, se il film sarà come il trailer in questione, ho paura. Aiuto. Perché Captain Marvel non mi ha fatto impazzire. Miss Marvel per me partiva anche bene, e poi va di puntata in puntata a peggiorare fino a diventare una serie. Che lascia realmente il tempo che trova. L'unica cosa che potrebbe farmi dire, dai, c'è un qualcosa che mi interessa è la presenza di Nick Fury, quindi, forse sarà importante vedere Secret Invasion, che ha un trailer decisamente più accattivante così come devo dire Monica Rembo uh, com'è che si pronuncia Rembo non Rainbow, mi ricordo più Rainbow, 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 Rainbow. ok Monica Rembo perché Wandavision è la mia serie preferita del Marvel Cinematic Universe quindi vedere come prosegue la sua eh, svolta la sua crescita eh, in questo The Marvels potrebbe eh, magari appassionarmi coinvolgermi però la comicità non mi ha, cioè, questo mood forzatamente divertito e divertente non mi ha alcunché impressionato. Um, non ho messo fra i banner il trailer di Secret Invasion, magari possiamo fare un ping pong perché ammetto di essermene dimenticato e mi è tornato in mente ora che ne parlo. Ma avendo visto da poco il trailer di Secret Invasion, vi dico la verità: quello sì che mi ha fatto dire dai. Sento le atmosfere alla um, Captain America Winter Soldier, sento quell'aspetto spy, quell'aspetto thriller, quell'aspetto che un po' mi mancava eh, nei film del Marvel Cinematic Universe, ora traslato alle serie. Invece con, con The Marvels, no, niente, non, non ci siamo. Spero che il film possa sorprendervi, ma anche rivedere Kamala Khan. Boom, mi fa l'effetto del cavolo a merenda quindi boom, non lo so Matteo tu invece cosa ne dici se vuoi puntare anche il tuo discorso su Secret Invasion ne, Beh, ne parliamo eh, sicuramente se sì, il trailer di Secret Invasion mi ha stuzzicato molto di più rispetto a questo dei Marvels più che altro perché io non sono un grande fan del primo film eh, su Carol di, di Carol Danvers, ma più che mi sta sulle palle Brie Larson in una maniera abbastanza indicibile Un trovo una Federica, Federica una Federica Pellegrini col costume da Superman per me non è non lo so, mi, mi, mi prudono le mani oh. quando la vedo mi, mi, mi urta e quindi è più forte di me oh. eh, però però eh, diciamo che questo trailer mi ha leggermente convinto proprio per la presenza di di Kamala, I Manvellani è molto in parte. Eh, lei è Miss Marvel al 100%. Almeno per quello che ho letto io nei fumetti. E quindi un minimo di curiosità per questo progetto eh, ce l'ho. Eh, chiaramente sarà interessante vedere anche la figura di Nick Fury. Insomma, il Secret Invasion è tornato sulla terra, forse non si sa nel trailer di The Marvel se è ancora hanno lo spazio cioè non so come verrà contestualizzata la sua presenza in questo film se è ambientato prima di Secret Invasion se è ambientato dopo eh, sarà curioso capire anche questa dinamica eh, in chat leggo che Linda dice che Carol Miss Marvel è una Mary Sue io non ho idea di cosa significhi quindi se ci può allora, spiegare allora ci sarebbe perché, quindi allora, ci sarebbero due tipi, c'è la Mary Sue che è rivolta al femminile e c'è Gary Sue che invece è rivolto al maschile. Praticamente mm -hmm. si parla di Plot Armor solo all'ennesima potenza, si parla di personaggi invincibili che eh, non hanno neanche giustificazione nella trama per essere invincibili, non perdono mai, um, sono infallibili sotto ogni punto di vista ma in una maniera che appunto non piace allo spettatore, quindi questo è un termine dispregiativo, Mary Sue, per definire un personaggio come Ray Skywalker o anche um, Captain Marvel. Okay, ma Captain okay. Marvel è diventato un personaggio simile solo perché appunto non stava simpatica, ma in realtà lei è molto fallibile, l'abbiamo visto parecchie volte, ma solo perché Thanos le tira una testata e non si fa niente, allora no, Mary No, guarda, Sue... per me è... è fallibilissima perfino nel suo film. Cioè, per me il rapporto con Yorog è il rapporto di un uomo che l'ha manipolata fin da, da sempre, praticamente. E sfrutta le sue debolezze. Cioè, quando gli dice io non devo dimostrarti niente, dopo che praticamente aveva tre anni che la giocava con il suo cosa, tu non devi combattere con i poteri, tu devi combattere senza poteri per ve farmi vedere quanto sei forte. Quando lui lei invece finalmente con un colpo di raggio lo fa volare gli dice non devo dimostrarti niente, gli fa capire hai finito di manipolarmi, ora sono libera. Cioè, quindi comunque in realtà... Non è un film così terribile Capitan Marvel, che poi poteva essere fatto meglio al 100%, ma non è così brutto. Secondo me, presentato il personaggio ma di Capitan Marvel, io lo dovrei, me lo dovrei riguardare perché quando l'ho visto al cinema ci sono state delle sequenze che mi hanno convinto, soprattutto quelle più fantascientifiche, quindi ambientate nello spazio. Secondo me il film funzionava molto. Poi quando lei sì, arriva sulla sì, Terra sì. l'ho trovato un po' altalenante, però è lì su Disney Plus, quindi lo riguarderò prima. Di questo sequel non Quindi è che sia chiudere... chissà cosa ci mancherebbe altro si vede che film un, un film fatto un po più per dobbiamo rispettare una data di scadenza prima di end che ve lo facciamo uscire però sì, non... sì, sì. Cioè, ah. secondo me cioè, non è un personaggio che tu hai visto presente. stiamo parlando di blue beetle di shazam cioè, insomma eh, capita marvel sì, ce l'ha in realtà un'origine eh, ma aspetta sì, secondo me infatti Lui... andava andava introdotto nell'MCU ben prima di, di questa time, da, da, tra Infinity War e Endgame, per me andava introdotto anche nel post Guardiani della Galassia, quindi già nella fase 2, si poteva tranquillamente introdurre, però evidentemente hanno deciso così, anche per una questione. Eh, eh sì. che... Sì, sì, ma infatti eh, dai commenti lei è perfetta sotto ogni punto di vista, non ha mai un momento quando... di debolezza. Non è vero, perché nel primo Capitano Marvel lei è tutto il tempo debole, sì, sì quello è vero, è tutto cosa, il tempo. È... Non è che perché c'è addirittura la è... cosa della suprema intelligenza di proprio lei è debole fin da, dall'inizio so perché dovevano più... tenerla debole, la suprema intelligenza aveva paura di lei. Cioè, proprio... È Bri da, da Larson da, da, da che dà questa impressione, uno sì, uno esatto, uno è l'attrice. Ecco perché la andranno un pochino a. A sciogliere perché necessita di essere sciolta un pochino sì, sì, anch'io cioè, come pica nel trailer. Scusa Paolo, te. poi chiudo nel trailer, no, in, in effetti si vede che la, la Larson è un attimino un po' più come dire. Sciolta Bellassata. rispetto sì. a, esatto, rispetto alle prime vero. apparizioni. Anche quando arriva nella camera di Kamala che vede tutti i disegni eh, riguardanti il suo personaggio, a Cerca di essere un attimino un po' più sì. eh, meno blocco di tufo, e un po' più essere umano. Avranno diciamo ascoltato così. i commenti della me. Infatti, è vero. Ma è vero, si vede come un certo. Se ci credi tu, ci crederanno tutti. La gente, vedendo quella caratterizzazione, ha pensato che questa fosse infallibile. Quando invece questa era semplicemente spaccona, ma, ma in realtà era a mezzo e servizio. In più, più l'ho notato dopo. Ma in questo primo trailer il trailer inizia sotto le note di non, Don't tell me when to smile, non dirmi quando sorridere, poi posso dire che la scelta della canzone del trailer di Intergalactic dei Beastie Boys già così mi ha fatto venire voglia di andare al cinema. Quindi va bene. <ride> Dai, io eh, voglio, discorso... voglio dargli fiducia dai, voglio dargli io fiducia. sono come Linda preferisco altamente Wanda o Natasha ci però stare, ripeto ora stare, sentiamo anche stare. Kratos cosa ne pensa sui due trailer io non mi sono espresso su Secret Invasion se non brevemente ma devo dire che sia stato invece ripeto molto interessante queste atmosfere alla Captain America e The Winter Soldier mi hanno fatto dire dai si torna ai vecchi fasti eh, poi è vero che le serie Marvel molto spesso ci hanno anche illuso dai trailer e poi Vedendo le puntate ci siamo resi conto quanto corressero, perché solamente sei episodi per raccontare qualcosa che avrebbe bisogno di molto più sviluppo, non sempre sono così eh, giusti per raccontare una storia che dovrebbe evolversi, però vi dico che rivedere Nick Fury e poi io che non conosco i fumetti, so grazie a facce di nerd, cosa sia mh, la Secret invasion, ma. Fortunatamente lo ricordo anche poco perché voglio restare sorpreso vedendo un qualcosa e non ricordandomelo dal cartaceo, però se devo mettere a paragone il trailer di Secret Invasion con quello di The Marvel, Secret Invasion, inv, invasion vince 10 a 0, vince 10 a 0 per me. Kratos tu cosa ne pensi di questo trailer, eh, di questi due trailer? Ma Secret Invasion ho già parlato. Sarebbe anche promettente se, però, dal trailer e non dalla Sinossi dal trailer si capisse di che cavolo parla questa serie. Perché mi piace perché sento delle atmosfere alla Winter Soldier, certo. è molto spionaggio. però non si capisce la trama quale sia. Cioè, si capisce che ci sono gli Skrull, si sono infiltrati nel non governo. non è un pro questo, per restare poi sorpreso dopo? Mm. Per noi okay. fan sì, perché io so cos'è la Secret Invasion, so cosa riguarda, ma una persona qualsiasi che guarda il trailer non ci capisce niente. Eh, però tipo io che sono fan dell'MCU ma non so cosa sia la Secret Invasion, io in un periodo storico in cui ormai i trailer rivelano qualsiasi cosa, vedere Nick Fury, vedere gli Skrull, vedere magari una citazione, dico ma caspita, dove si potrebbe andare a parlare? A me attira molto più che un The Marvels che invece... Vuole raccontare già che ci sarà quel personaggio, che ci sarà quell'altro, che c'è uno scambio bidimensionale. A me mi interessa poco. Invece lì sono rimasto con quella curiosità di capire dove andare a parare. C'è anche un'altra cosa che potrebbe stuzzicarti, Paolo. Cosa mi può stuzzicare? In Secret Invasion, che prima, naturalmente, di Tadeus Ross, eh, eh, mm. il presidente Ross, ovvero eh, Harrison Ford in New World Order. In Secret Invasion conosceremo il precedente presidente degli Stati Uniti d'America ed è interpretato dal detective Bailey di Scream 6. Uh, che bello! Che è un attore che dermot, come si chiama? Moroney, una cosa del genere, Dermont, Dermont, Dermont Mourney. Mourney, una cosa del genere. Eh, quello è che attore... faceva il, mat il matrimonio del mio migliore amico con Giulia Roberts. Mi, mi sembra di sì, eh, eh, lui <ride> mi piace veramente tanto, quindi, che bello, <ride> Sapevo che ti sarebbe piaciuta come notizia, e boh, sì, lo vedrei per Nick Fury. Ecco, non a, a mo' di Tony si può Aspetta, collegare perché Secret hai laggato brutalmente. Riparti perché ah, hai visto no, so wifi di merda. Eh, mm. Io non capisco come riescono a collegare Secret Invasion a, a modi Tony con The Marvels perché Secret Invasion sembra un horror con serietà thriller spionistico presidente. E invece The Marvel sembra una, una cazzatona alla, alla neanche Renfield, forse più di, più di Renfield. Guardate, ho, ho lasciato un commento sotto il canale ufficiale di Marvel Italy, proprio sotto il video di The Marvels. Lanciamo la moneta: 50 e 50 se la gioca? Potrebbe essere una cazzata cringe dal trailer, oppure potrebbe essere davvero una commedia divertente, una, un qualcosa di davvero simpatico. È una lotteria 50-50 e 50, perché questo film mi interessa solo e soltanto per un collegamento alla saga multiversale che questo trailer mi ha confermato esserci, lo vediamo ma non vi dirò qual è. Filippo, tu, sei, tu sai, e il fatto che loro switchano di posizioni di volta utilizzano i loro poteri. Questa è una tematica molto interessante che fino ad ora non ricordo che hanno mai fatto, ma proprio nessun film. Quindi mi interessa, mi interessa come cosa, mi, mi interessa vedere anche il fallimento di Captain Marvel, di Carol Danvers, perché comunque ritorno alla questione di Hala, l'intelligenza suprema, i Kree. E non voglio rivelare troppo perché il trailer non vuole rivelare troppo. L'armata Flurken, l'armata dei gattini, quella la voglio proprio vedere cosa, cosa sarà, perché mi immagino robe... Però oltre a questo, non, non saprei. Come primo teaser funziona, ma come trailer vero e proprio non mi ha convinto particolarmente. Mi sembra proprio un misto di WandaVision, di Captain Marvel e anche di Secret Invasion. Ma che. E, e, non saprei. E anche di Miss Marvel, appunto. Che non capisco molto bene dove andare a parare. Cioè, so dove vuole andare a parare, ma non capisco come vuole andarci a parare. E. E ribadisco quello che ho detto la sequenza di più o meno 40 minuti che vedremo sul pianeta musicale io ho sempre più paura ne abbiamo visto uno scorcio qua è un pianeta dove cantano un, dove parlano cantando Dio mio no ti prego no. Quella invece no, a me no, ispira di, perché... meno, di meno Kratos no, 40 ne, minuti meno di 40 troppo. minuti sarà comunque troppo però 20-30 minuti mi confermi? In realtà non nemmeno quello, cioè ti confermo loro che fanno. Ma 30 minuti già sono tanti. Sono tanti, è un quarto di secondo mai no. troppo poco. Siccome io detesto le sequenze musicali, soprattutto quando non sono integrate nella coreografia, ma sono proprio cose in universe, eh, dio mio. Ma, ma vedremo, vedremo è questo film di questi due trailer. Ah, io essendo che ho amato il personaggio di Kamala, della sua famiglia nella, nella serie, l'unica cosa che salvo davvero, quello che forse poche serie Marvel hanno fatto davvero, cioè finisce il, la serie a me importa della protagonista. Lei è stata talmente esuberante i Manvellani che non posso non volergli bene. E quindi ogni volta che ho pensato a Star Marvel, ogni volta che ho pensato alla sua trama dico. La, il personaggio che può effettivamente rompere gli schemi è proprio Kamala e la trama delirante che stanno imbastendo e speravo in un trailer così fresco, così frizzante, non si prende sul serio, è un film che presenterà tante situazioni particolari, il fatto che le protagoniste si scambino ogni volta che utilizzano i poteri già ti fa capire che tipo di tono avrà e, e in questo un, un personaggio come Spider-Man, ma è Kamala perché Tom Holland ha fatto le stesse cose quando si è ritrovato in Infinity War. Camala farà la stessa cosa ritrovandosi con eh, le altre Marvels. Mm, è, è bello, mi piace vedere come almeno devo riguardarlo più volte, ma si vede quando c'è più spazio per la post produzione. Già sono dei trailer che a livello di CGI un pochino traballano di meno. Eh, sto pensando proprio, sì, penso a te, Quantumania, Ci sono... Lo vedo molto più... Più posato, più quadrato, un po' come era quadrato anche. Cioè come sono quadrati i trailer dei Guardiani della Galassia a livello di effetti speciali, di effetti visivi. E quindi no, meglio di così non potevano farlo per quanto riguarda la questione: balletti, feste musulmane e quant'altro, quella non è una festa musulmana, è un'altra cosa! Un'altra cosa importante. Sarà tutto narrato sul non prendersi sul serio il film. Perché come fai a prenderti sul serio? Io non vedo l'ora, ragazzi. Io non vedo l'ora di, di andarlo a vedere The Marvels. E ehm, poi un'altra cosa. Ehm, un'altra cosa che la stavo per dire e l'ho dimenticata subito. Eh, per quanto riguarda ecco, Secret Invasion, eh, mi ha convinto per la trama che dovrebbe portare a schermo, alla fine Disney Plus ha bisogno un attimino di riprendere le redini di quello che sta facendo il Marvel Studios, di quello che stanno facendo i Marvel Studios a livello televisivo. E Secret Invasion potrebbe presentarsi con un'identità un ben precisa, eh, contando anche sulla, sul carisma del suo protagonista. È un uh, Secret Invasion dovrebbe svolgersi, uh, svolgersi proprio. Non so, non so parlare più, è finita. Ti vede <ride> che l'orario è quello che è. Uh, sei mesi prima, circa di The Marvels. Quindi dovremmo capire effettivamente Fiori come si ritrova in questa stazione spaziale in The Marvels. Cosa è successo? Cosa succede in questo gap temporale? Nello stesso tempo vedo una spy story. Che alla fine in questi sei episodi potrebbe regalarci qualcosa di interessante. Spero non la mandino in vacca. Spero che alla fine, man mano che scorreremo gli episodi, ci siano, quel gio ci siano quei giochi del chi sarà lo Scroll? Chi è questo? Sì. Non è quello. È, è necessario se vuoi imbastire una trama politica e vuoi creare il dubbio. Ma quindi Rodi sarà lui, ma forse non è lui, forse ci sarà qualche cameo magari illustre, ma è solo per quel It momento. Was. Perché poi la gente già sta pensando, ma se c'è il cameo di quello, ma allora è sempre stato uno scroll. No, può darsi che magari sia uno scroll solo in quel momento perché Fury sarà messo a dura prova dal punto di vista della fiducia. Già cioè lui ha dei problemi con la fiducia da, da The Winter Soldier, figurati in una cosa del genere, quindi è, hai palla grande. Mannaggia, non ricordo quello che stavo dicendo di DeMarco, se così. ce l'ho qui. Ah. Facciamo così, cui... caro Filippo, vai dimmi Kratos. No, volevo solo dire che mi ha incuriosito che non c'è più la SWORD stando al trader, ma c'è la eh, SABER. Teorizzo quindi che la SWORD è la... L'hanno cambiata, Kratos. No, la, 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 la SWORD è la base che sta sulla Terra la Saber potrebbe essere la base spaziale che abbiamo visto in Far From Home con i Cree, cioè con gli Scrooge eh, di Fury. Teoricamente quella doveva essere una base sorda. Ah, bene. L'hanno cambiato. Allora, mentre Filippo F. pensa a quello che avrebbe voluto dirci, siamo arrivati alla fine di questa live ma non possiamo salutarci fino a che non abbiamo risposto alla domanda che ci ha fatto, che io ho salvato qua fra i preferiti, Samuel Varcasia chiedendoci cosa ne pensiamo degli Spider-Man di Reimi, Parto io dicendo che ehm, amo quella trilogia, anche il terzo tanto criticato per me è sottovalutato, potrà avere dei limiti, sì, perché a Sembraimi hanno imposto la qualunque, produttivamente parlando, e quindi da grande regista è riuscito comunque a tirar fuori dal cilindro con una magia, qualcosa di decisamente interessante. Ci sono delle sequenze in Spider-Man 3, tipo la nascita dell'uomo sabbia, che si mangiano. Eh sequenze intere di film anche dell'MCU che abbiamo amato, ma indipendentemente da questo io amo Toby Maguire come attore, mi piace proprio tanto, così come mi piace il suo Peter Parker, lo sapete io dei fumetti me ne frego, quindi con me non dovete cominciare a dire eh, ma nei fumetti era così, così, per me è importante il pensiero autoriale, i fumetti sono una grandissima forma d'arte, ma il cinema è un'altra cosa, quindi Reimi da autore ha mostrato la sua visione del personaggio. Uh, Spider-Man 2 è per me un capolavoro come il precedente, ma sono forse fra i pochi che preferisce il primo Spider-Man con Goblin. Vedi, siamo in due. E, e quindi, quando ho rivisto Maguire in No Way Home, mi sono venuti dei brividi incalcolabili. Spero ancora che Sam Raimi possa dirigere un nuovo Spider-Man, magari quel tanto desiderato da noi fan quarto capitolo, perché se lo dirigesse qualcun altro non lo vorrei. Se lo facesse Raimi, allora hai carta bianca. Quindi, come avrai capito Samuel, amo questa trilogia, poi sia sul mio canale sia sul canale di Matiowski nelle retrospettive dedicate ai film supereroistici potresti trovare anche quelle le puntate dedicate a Spider-Man tu Matteo cosa ne pensi della trilogia di Spider-Man di Reimi? Beh io l'ho amati alla follia, li vedi tutti al cinema quindi anche io da fan del personaggio eh, il primo fu una, una rivelazione no, per me mm -hmm. così come lo fu anche X-Men di Brian Singer il primo oppure il primo Blade cioè era un'epoca dove i primi capitoli di questo nuovo eh, genere che veniva completamente rilanciato erano spettacolari, Spider-Man 2 lo reputo probabilmente il miglior cinecomic di, di sempre. Io invece, Marvel. però sono d'accordo con te. Mm. Bah, eh, sai, siamo, siamo lì, nel senso, se l'uno è da nove e mezzo, il 2 per me è da 10, cioè. Sono veramente. E io penso no, che Spider-Man, indipendentemente dalla Marvel, per me eh, sia davvero forse il miglior cinefumetto di sempre. Per me, ripeto. Sì, io no, lo metterei al primo posto. Eh, io lo preferisco il secondo pre perché c'è un'evoluzione di Peter eh, più importante. e Si avvicina molto di più alla versione cartacea eh, mm -hmm. da, da fan del personaggio rispetto al primo, che comunque era. Molto importante, eh? ricordiamoci: non è che non voglio fare figli e figliastri. Eh, per l'appunto, parlando di numeri 2, ho citato X-Men, X-Men 2 è un altro capolavoro, Blade 2 è un altro capolavoro. Quindi eravamo proprio in una botte di ferro. Il problema poi nascono con i terzi capitoli: perché mm -hmm. se Spider-Man 3 è un film eh, debole, eh, così come lo è X-Men 3, così come lo è Blade Trinity, che fa schifo. Spider-Man 3 purtroppo è figlio di una gestione scellerata da parte di Sony che impone a, a Raimi determinate scelte produttive, eh, tipo l'inserimento del simbionte, tipo eh, tante Gwen. altre cose. Come scusa? Anche Gwen, se non ricordo male, non ci doveva Beh. essere all'inizio. Eh, sì, penso, penso che anche Gwen dovesse, non dovesse essere nella partita e infatti, e infatti qui... come l'hanno introdotta a cazzo di cane così hanno scelto a cazzo di cane la per interpretarla Bryce Dallas Howard non sono assolutamente d'accordo perché per anche, me la Howard è una, una donna stupenda e ci stava alla grandissima come Gwen Sono d'accordo con Matteo. Pro no, no, no. Il problema pro bellezza, non è, no, lei. La... Il problema è. Bella come talento recitativo, non mi ha mai convinto. No, molto brava. È, molto è brava relativo perché se il personaggio è scritto male, tu ci puoi mettere anche Mary Strip, ti farà una grande interpretazione, ma il personaggio rimane scritto male. Spider-Man 3 ha problemi di sceneggiatura, tanti problemi di sceneggiatura, eh, troppa roba, troppe. Troppa carne al fuoco e alla fine della fiera si sviluppa tutto in un, in un piatto Lucerino. comunque... No, ma è un piatto comunque che mandi giù, però non te lo gusti come... Il come i primi secondo, due, anche eh, su Come ah, sì. i primi due. Voglio ah, un corno bravo, con Paolo. No, io per chiudere sono d'accordo con te quando dici che la nascita Togamo Sabbia, la genesi di Venom mm. sono sequenze artisticamente convincenti e potentissime ma lì perché è Raimi è quello che, fa... che volevo dire lì no, vedi Raimi, la differenza del bravo regista manico, che... esatto cioè il manico che crea è forma bello. dal contenuto sì, sì. però poi ci mettono troppa roba e Goblin il nuovo Goblin e James Franco e perde la memoria poi lo riacquista poi ridiventa cattivo troppa troppa tro... il costume nero Peter che fa il balletto quello è anche il minimo eh? mancherebbe altro che poi il balletto eh, però... io non lo critico neanche, lo criticavo un tempo poi riflettendoci non lo critico Sai, nemmeno più. Io, io, da fan del personaggio, specialmente Venom, eh, avrei voluto vedere un Peter Parker molto più incattivito okay. piuttosto che fargli fare il bulletto di quartiere che fa il balletto scemo, che risponde male alla zia o eh, tratta male Mary Jane. Avrei voluto vederlo proprio più incattivito. Eh, sì, anche nelle azioni da uomo ragno, col come nero, avrei voluto vedere qualche scena di violenza urbana fatta bene con qualche pestaggio a un sì. criminale di quartiere qualsiasi, no? Proprio per far vedere l'influenza del simbionte. Purtroppo, poi chiudo: l'arrivo sulla terra del simbionte è la stronzata più grossa mai fatta in Uccine Comics. Vedere che scende giù un meteoriti, si attacca al motorino, guarda caso proprio a lui. Ma che sfiga c'ha, sto ragazzo. Quello non mi è, sono sincero non mi ha mai dato fastidio sono quelle cose che succedono un po' in tanti film senza spiegazione però l'alieno che scende giù sai Paolo come l'avrei fatta io proprio per fare una sequenza epica tipo quella del treno di Spider-Man 2 però mm. ci avrebbero voluto, avrebbero voluto spendere una marea di soldi per realizzarla c'è il figlio di J. Jonah Jameson che è un astronauta sta precipitando con lo space shuttle Spider-Man interviene per salvare la situazione, ecco qua che il simbionte gli si attacca no? sì, sì, perché arrivare allo spazio. Fine, anche, però sì, sì. sarebbe stata una sequenza da, da, da milioni e milioni di dollari. Quindi... Sì, sì, però dai, sì, in generale avuto, voglio dire che avuto più senso di mio figlio l'astronauta. Ecco, eh, no, il cratere, il personaggio. Di questa trilogia cosa hai da dire? Beh, che penso che sia una delle mie trilogie preferite in assoluto. Spider-Man 3 fu il primo Spider-Man che vide al cinema nel 2009 Sì, 2009 Sette Sette, sette ancora sette, dietro, quindi sette. 2007 Il 2009 e... mi sa che era già in programma sì, era già iniziato l'MCU Sì Sì, sì E mh, il mio film preferito è il secondo, quello con l'Octopus di Molina Per me uno dei, dei film più belli di sempre Proprio non, cinecomic, ma non solo cinecomic ma anche i, i, uno dei film più belli di sempre Adoro quasi ogni cosa dei film di Raimi, tra cui um, il misto tra live e proprio sensazione fumettistica, che stai guardando un cinefumetto vero e proprio, i Villain, The Foe come Goblin, meraviglioso, James Frank un po' meno, L'uomo sabbia di Thomas Hayden Church, Venom, ho imparato a um, ridimensionarlo moltissimo, a rivalutarlo in positivo. Perché penso che Tobert Grace sia molto meglio di quella cagata che è adesso il Venom di Tom Hardy. Penso che sia almeno due spanne scorie. Però, scusa, Kraftus, a me, esteticamente parlando, sia Hardy come di Brock che il look di Venom, di questo Venom, a me piace molto di più rispetto al film di Raimi. Ci sta? Perché ci mi sta dà l'impressione proprio di un colosso, cioè nel senso. Esteticamente parlando è convincente. Il problema di quel film lì è tutt'altro. Non è proprio l'attore. Topher sì, Grace Non è l'estetica che, 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 che commento. È che Top, il, il, il Venom di Tom Hardy è un coglione. Come lo è anche Eddie Brock stesso Beh, in quell'universo. Ha scritto da cazzo di cane questo discorso. Penso, penso che il Venom di Topher Grace abbia più dignità, quantomeno perché è comunque patetico, ma ha più dignità. La mantiene meglio, tutto sommato. Mary Jane, però, personaggio più insipido della storia, cioè personaggio femminile più insipido della storia, perché questa cosa non fa altro che mettersi in pericolo, in pericolo, Io in pericolo. Non sono si, però. si lagna di ogni cosa. Farò... Ha ah, delle liti compite che sono stupide, veramente stupide. Il Peter Parker di Maguire è, è il mio preferito dei tre Spider-Man. Proprio lo adoro, lo amo la follia. Quando l'ho visto anch'io in No Way Home. Mi si è scaldato il cuoricino e, e ho risultato con tutta la folla in, in sala. E boh, sinceramente, io un quarto film al giorno d'oggi non lo vorrei né con Sam Raimi né con nessun altro, perché il problema non è con Regno senza Raimi, il problema è i produttori. Se riescono a storpiare qualcosa, cioè se riescono a storpiare un film animato come um, Across the Spider-Verse e sequel, immagina cosa fanno con, uh, con Spider-Man 4. Non voglio neanche immaginare cosa fanno. Eh però se Reimi c'ha um, Un po' come Todd Phillips con Joker Può avere la carta lì Carta bianca e fare tutto cosa vuole dicono, senza quelli... di, di, dicono che ha carta bianca Ma in realtà lo manipolano dietro le, dietro le quinte Come hanno fatto con Multiverse of Madness Purtroppo Perché quello l'ha diretto Sam Reimi Ma non l'ha gestito che... Reimi Sai cosa è che A Reimi tu gli puoi dare anche carta bianca Però il discorso poi Se ti succede una, la stessa identica cosa Che hanno fatto col 3 ovvero inizia a, questo, inizia a mettere questo, inizia a mettere quello, eh, cioè Raimi può dire va bene, poi alla fine ti manda a fare in culo perché Spider-Man 4 era già in pre sì, sì, infatti. Per lui penso, poi. Penso il contrario è la eh. Sony che lo manda a quel paese della serie, lui badate che io ho carta bianca e è ci, ci si pulisca il culo. Esatto. Però per concludere, che siamo già vicino, io volevo restare sulle due ore, ma questi argomenti ci piacciono a noi, Filippo. Per concludere, cosa ne pensi? Io so che tu li odi, li detesti, non li hai mai visti addirittura. Io li odio talmente tanto che secondo me sono avercene di trilogie così, sono ecco. davvero una trilogia meravigliosa. Io poi ci posso, se mi metto lì ci posso cercare dei difetti, ci posso cercare quello che voglio, ci sono cresciuto. Io mi ricordo che quando vidi il primo Spider-Man al cinema avevo dieci anni e mm. praticamente... Io sei, io sei. Fu, fu una, fu una droga fu una eh. droga, io mi ricordo che eh, passavano i trailer su MTV e io me li registravo in videocassetta perché dovevo riguardarmeli oh. frega cavoli degli spoiler c'erano alcuni trailer che duravano 3-4 minuti io il film lo sapevo a memoria me fregava niente, era proprio una droga pure le, le, la colonna sonora io mi ricordo quando uscì Hero di Chad Croger dei Nickelback con Josie Scott oh, io l'ascoltavo a ripetizione era un film che mi aveva stregato Maybe. Maybe. e pensavo pensando al 2 stessa cosa il terzo che avercene tutti i problemi del mondo ci mangiamo le mani per eh, tutta quella cosa tutta quella bagarra con Sony il fatto che poi eh, si arrivò a reboot è ovvio che ci mangiamo le mani ma allo stesso tempo la riguardi adesso la trilogia alcune cose saranno invecchiate alcune co cose no perché dobbiamo fare sempre il gioco di smontarle le cose ma lasciate perdere avercene di trilogie così c'è poco da fare eh, e quindi possiamo trovarci i difetti, ma sono dei cinecomic incredibili. Cioè, quando il terzo non funziona è sempre migliore della metà dell'MCU. E io amo l'MCU, tutto Ready, tutto. Mi fa godere Filippo stasera. Mi fa godere, <ride> ah stavo e... dicendo questo io ti faccio godere, però faccio anche la polemica di chiusura. Va, stavo dicendo per The Buon Marvel, si visto. Visto che si stava parlando della questione tono, non tono, eh, perché non so, io poi vado a monitorare su internet un po' quello che si dice in giro. Ah, e vai, si parlava proprio, ma, ma, ma il tono è leggero, ah oh, ma quindi è una cacciaronata, ma sarà cringe, ma sarà di qua e sarà di là. Raga, arriverà il secondo trailer. Mettiamo caso che il secondo trailer si dimostra essere leggero, perché il film è leggero, vuole, non vuole prendersi sul serio. Non è che poi andate a vedere il film e vi aspettavate quarto potere, perché comunque per Love and Thunder... Cioè già i trailer te. facevano capire che film era. Cioè già esatto. il culo di Chris Hemsworth si vedeva nel trailer. Non è che poi... Perché poi sono usciti tutti dopo Darlow e tutti quanti sembrava che avevano visto. Ma perché? Perché vi aspettavate Shakespeare? Non lo so. Cioè quindi mi raccomando, cerchiamo un attimino di... La campagna marketing serve a questo. Cioè più o meno è quello il trailer di The Marvel. Se non ci aspettiamo, eh, che ne so, eh, Zack Snyder Justice League, per cortesia. Sì. Posso aggiungere un'ultima mm. cosa? Sì. Che secondo me sarà proprio la, la carta vincente di The Marvels: il suo non prendersi troppo sul serio, per essere così comunque un po' cacciarone. Eh, e e vedrai. Quel... E, e, Matteo, e vedrai che si lamenteranno. Del fatto che sarà troppo cacciarone Prima, però, Brillarson era troppo seria. Esatto. Ora che magari saranno tutti più distesi, no? È un cringe. Va bene, ma si ma sa, ricordiamoci che poi, se becchiamo una cosa ibrida come Quantumenia, che voleva essere cacciarone, poi diventa serio, poi diventa cacciarone che, che brutto, diventa un casino. Vabbè. Alla fine, poi ah, non, nessuno si accontenta più di niente. Quindi, comunque, è un film miei. che nelle intenzioni rimane. Oh, là, eh. via. <ride> Direi che dopo aver parlato in lungo e in largo di Super Mario, dei vari trailer, siamo arrivati all'ora della buonanotte. Quindi io saluto intanto Danilo Verum, un mio abbonato. Paolo, finalmente riesco a beccarti in live dopo tempo. Grazie per essere qua, recuperatela poi in differita. Eh, ringrazio Matteo di Quarta Parete. Grazie mille per essere stato con noi. A voi, grande serata, bella chiacchierata, tanta bella gente, sia qui che in, che in chat. Sì, quindi. tante persone connesse, un vero piacere. Sì. Andrea è già andato oh, via, quel mascalzone, quindi saluto Kratos25. E qui sulle sponde di YouTube si scioglie la nostra compagnia. Ecco. Ed è stata una che bella tragico. compagnia. Ecco, Filippo stato... F. Io sono andato avanti per ore. Ma in... Filippo F, dopo ci sarà una sorpresa. Filippo F, eh. grazie per essere stato con noi. Ma grazie a te Paolo, grazie ai miei colleghi, al pubblico. Ma quante cose abbiamo detto, abbiamo fatto, abbiamo fatto mille recuperazioni, non succede niente nel giro di due settimane. Arrivano 47 trailer, tutto insieme, eh, tutto, tutto, insieme, tutto, <ride> è tutto. È ormai bello ormai. così. Comunque io stavo dicendo, visto che eh, hai detto avrei, avrei continuato a parlare per ore, qua gli utenti connessi sono ancora tanti, perché magari si stanno connettendo quelli della mezzanotte, quelli che prima erano al lavoro, erano fuori. Quindi direi, come al cinema ci sono vari spettacoli, di replicare. Quindi Super Mario, top of flop, allora, parto io. Allora, devo dire la verità fra tanti io sono una capra con i videogiochi, sono proprio ignorante, però con Super Mario ho un minimo di affetto invece, perché ho giocato ai Game Boy, ai giochini che uscivano e anche a Mario Kart Wii. Quindi quando è uscito il il trailer, vi dico la verità, ero rimasto anche un attimo incuriosito da tutto questo. Cosa è successo poi? Che quando sono andato a vederlo in sala, tra l'altro con delle belle persone, tipo Mario,